Hello, ben ritrovati! Ciao a tutti, amici del tedesco, amici di Ad Maiora, siamo di nuovo qui. È un po' che non ci vediamo noi del tedesco. Abbiamo fatto altre live su altre cose, abbiamo fatto qualche live di inglese, abbiamo fatto qualche live extra tipo Halloween, ma è un pochino che non ci rivediamo con la lingua tedesca. Quindi sono contentissima di essere qua con voi questa sera. Tra l'altro, vi vedo, siete già veramente anche molto più del solito, quindi io vi ringrazio un sacco. Una carrellata di saluti. Intanto saluto Abeba, dimmi il tuo nome vero, se vuoi, così posso chiamarti per nome, che era già qui in anticipo. Ciao Flavia, che c'è sempre, un benvenuto Antonietta, sono felicissima che tu sia qui. E infatti questa è una live che ho pensato apposta per le persone un po' più principianti o intermedie, pre-intermedie, perché possono a loro volta seguire senza problemi. Gli ultimi argomenti per quel che riguarda le live di tedesco erano un pochino più sofisticati e avanzati, quindi qualcuno mi ha detto: oh, puoi fare qualcosa di un pochino più semplice, così possiamo seguire tutti. E allora ho detto: ok, troviamo un argomento che sia adatto, diciamo, sia a chi, diciamo, un pochino più principiante, ma con chiaramente anche qualche spunto per chi è in realtà più avanzato e tutto. Insomma, mi dicono: si sente bene? Mi state sentendo? Fatemi sapere per favore in chat se si sente tutto correttamente, anche perché oggi sto usando un sistema un pochino diverso. Vedete che abbiamo la chat video, quindi insomma ci stiamo attrezzando per rendere sempre più interattive queste live. Quindi fatemi sapere se si sente tutto bene, se vi torna tutto, se avete qualsiasi problema mi lasciate un messaggio e io vi leggo appena possibile. Imma, un piacere ritrovarti, ormai sei praticamente un habitué delle nostre live, sono contentissima di trovarti. E Giuseppe, certo che mi ricordo di te, hai fatto benissimo a dirmi chi eri tu, perché chiaramente voi tante volte avete dei nomi o dei nomi profilo anche sui social, magari qualche volta su Instagram o su Facebook o da qualche altra parte mi scrivete: ma io sono, ti ricordi di me? Io mi ricordo di voi, però dovete chiaramente a volte aiutarmi a riconoscervi da una parte o dall'altra. Ciao Alex, wir sind fertig, ich bin auch fertig. Quanto tempo, finalmente una live. Ma infatti Alberto, in effetti ne ho fatte di altro tipo, ma devo dire la verità che mancava anche a me una bella live di tedesco di quelle. Ciao Andrea, ciao Alberto, dice l'ultima volta ero in spiaggia. Effettivamente, no, è passato così tanto tempo, ma non, dai, non ci credo veramente. Però mi ricordo, forse tu sì, mi avevi detto: sì, sono in spiaggia, vi sto seguendo. Pensate ragazzi, che adesso ci si deve quasi già preoccupare degli acquisti di Natale. Ciao Diego, buonasera, piacere Diego, da poco ho iniziato a seguire le tue lezioni per trovare lavoro in Svizzera, in bocca al lupo, veramente in bocca al lupo, senza ombra di dubbio il migliore corso free che si possa trovare online. Carinissimo, grazie, troppo gentili. Ciao Monica, liceo linguistico, mi dice Bilal, liceo linguistico, quindi cioè, sei proprio sul canale perfetto. Cioè, se liceo linguistico, dimmi quali lingue, inglese, penso, tedesco e la terza. E poi, bene, vi vedo tutti quanti super, super pronti, attivi. Tu senti bene, ok? Chiaramente, per qualsiasi cosa mi fate sapere. E niente, hello, 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 Nadine, sono super felice di essere qui. Grazie anzitutto per la tua presenza, grazie per la condivisione anche dei link. È un grandissimo piacere sempre in più avere tra noi una madrelingua affettuosa, appassionata, gentile quale sei tu. Chiaramente è un grandissimo, grandissimo piacere. A settembre, e adesso il grigio di Milano, also wohnst du in Mailand, schön, meine Mutti wohnte in Mailand auch. Maurizio, non sarebbe stato lo stesso senza di te. Ciao, ciao Tommaso. Il prossimo martedì ho l'esame di A2 in provincia di Bozen, di Bolzano. Allora, viel Glück, e sicuramente avendo un esame di A2, questo argomento qua è proprio perfetto per te, insomma. E ciao Frankie. Insomma, ragazzi, siamo tanti e siamo carichi. Siete carichi? Perfetto. Allora. Da dove iniziamo? Iniziamo dal fatto, come dicevo l'altra volta, ho pensato a un argomento che potesse funzionare. Nadine è una grande, dice Antonietta. Sono d'accordo, Nadine è una grande, è effettivamente assolutamente vero. L'ho conosciuta tramite queste live qua, ma poi ci siamo scambiate qualche messaggio e veramente è la positività che deve esserci in un ambiente come situazione come questa, online. Oh, Abeba, il tuo caricabatterie è a 1.
Allora dobbiamo o cercare un caricabatterie subito oppure ricordo a te e a tutti quanti che comunque la live resta registrata, ok? Quindi se non riuscite a seguirla tutta o avete qualcuno che non ha potuto essere, tra l'altro vi dico se qualcuno è su Facebook o conoscete qualcuno del vostro gruppo Facebook che l'evento purtroppo in automatico, sapete come funziona male, no? La questione di Facebook è stato segnato automaticamente un'ora dopo, cioè alle 18:30 anziché alle 17:30. Ha iniziato a fare confusione dopo che abbiamo cambiato l'ora solare e purtroppo segnando l'ora corretta in realtà ha segnato un'ora avanti, quindi dovrei quando fisso l'evento ricordarmi di fissare un'ora prima perché diventi giusto, il che è abbastanza paradossale. Comunque se conoscete qualcuno che era interessato magari dategli così, mandategli un messaggino per dirgli che siamo già tutti quanti qua. Ciao Emanuela, che devi dare la 1, mi hai salvato. Beh, dai, spero di salvarvi un po' anche oggi. Guarda, io vi abbraccio intanto tutti quanti virtualmente per qualsiasi cosa. Chiaramente io sono qua oggi, facciamo qualche frase insieme. Adesso vi faccio una breve intro, poi dopo facciamo appunto qualche frase insieme. Mi piacerebbe, diciamo, fare in questo modo, cioè io magari vi leggo la frase, parlo un attimo, ve la traduco, ve la spiego un attimo e poi magari mentre io la spiego mi piacerebbe vedere quali sono le vostre risposte per poi provare a rispondere insieme a vedere se avete indovinato, se non avete indovinato o se magari non avete proprio individuato la risposta giusta perché quindi riusciamo a capire il perché e il per come delle cose perché poi alla fine è quello che conta sostanzialmente. Allora. Dunque, anzitutto c'è da capire se riesco a far funzionare anche il nuovo programma, diciamo così. Vediamo un po'. Ecco qua, l'argomento di oggi, che dovreste in teoria vedere a video, come dico sempre, se avete qualche problema fatemi sapere, è questo, come vi ho anticipato, cioè le preposizioni di luogo. Diciamo più in generale un po' i complementi di luogo, no? I complementi di luogo che, come sapete, io vi ho screenshottato questa copertina, chiamiamola così, di un video che è la mia lezione, vedete, di tedesco 51. Ormai ne ho fatte veramente un numero spropositato, penso di essere intorno al centinaio solo di grammatica tedesca, che è specifica sulle preposizioni di luogo. In realtà io ho fatto una lezione più generica all'inizio della storia di questo canale, che è questa indicata qui, in alto a destra c'è la lezione 4, che riguarda però tutte le preposizioni in genere, con l'accusativo, dativo, genitivo, le vexe preposizioni, come funziona la questione, quindi se avete bisogno, diciamo più in generale, andate a vedere la 4, ma è proprio solo un'infarinatura veramente di base. Poi la lezione invece 51 è specifica per tutte le preposizioni di luogo, quindi io oggi, adesso chiaramente non ha senso che mi metta a rispiegare tutto questo, che chiaramente trovate anche a video, ha più senso insomma che interagisca con voi. Una piccola intro di spiegazione ve la faccio, ma non è che vado nel dettaglio di tutti gli esempi, eccezioni e quant'altro. Quindi lo trovate tutto quanto spiegato bene alla lavagna con tutto, con tutto quello che c'è da sapere. La stessa cosa c'è anche per le preposizioni di tempo. Magari se vi interessa, più avanti potremo fare anche qualche esercizio specifico su quello. Dunque, Nadine, hai un sacco di fans. Ufficialmente hai un sacco di fan, anch'io sono una tua fan, devo dire la verità. Andrea ci dice ottimo tema, di certo uno dei meno intuitivi da capire. Sono d'accordo con te su questa cosa, infatti è un tema abbastanza trasversale. Come dicevo prima, va bene per il Grundstufe, quindi proprio per il livello di base, però poi va diventando sempre più sofisticato fino a diventare forse a volte anche un problema problematico per chi ha un livello già buono, per un livello avanzato anche, cioè io vedo tranquillamente dei B2 sbagliare ancora sostanzialmente queste preposizioni. Perché? Allora, sostanzialmente tutto in tedesco noi sappiamo e noi amiamo il tedesco per questo motivo, tutto quanto per quanto possono esistere anche delle regole di massimo o delle eccezioni che ho imparato a memoria, ma tutto quanto di base per l'80% dei casi si fonda sul ragionamento, sull'analisi logica e sul ragionamento. Questo è un po' il bello della lingua tedesca. Infatti ho riportato qui, in questo quadro immaginario, proprio un paio di regole, base per introdurre l'argomento. Chiaramente non sono esaustive, non hanno la pretesa di essere esaustive, però ci danno un attimo un quadro generale per giusto rispolverare un attimo, soprattutto magari per i principianti.
Allora, sostanzialmente noi sappiamo che i complementi di luogo, Ortsangaben in tedesco, sono suddivisibili in tre famiglie, poi in realtà ce ne sono di più, ma sostanzialmente in tre famiglie, che sono i complementi di moto a luogo, quindi chiaramente indicano spostamento. Tenete presente che un moto a luogo è anche un moto a luogo figurato, quindi non è soltanto io vado al cinema, naturalmente, ma è anche un qualcosa assolutamente di. Metto il libro nell'armadio, il libro si sposta, viene messo nell'armadio, o addirittura getto uno sguardo verso l'orizzonte. Anche in questo caso è un qualcosa di figurato, logicamente, ma che indica uno spostamento, mettiamolo in questi termini. E questa è una categoria. L'altra categoria è lo stato in luogo, cioè quindi quando siamo fermi. E poi c'è una terza categoria che io non ho riportato qua perché non rientra nelle regole generali, ma che affronteremo lo stesso, e questa è un po' più rognosetta per gli avanzati, ma dopo vediamo perché, che è quella del moto da luogo, cioè indica provenienza. Di base, la regola da imparare a memoria e da non dimenticare mai è che il caso del moto a luogo è in tedesco quasi sempre il caso accusativo. Il caso dello stato in luogo è quasi sempre il caso dativo. Questa è la regola, diciamo, generale. E lo notiamo in modo particolare ed è importantissima per tutte quelle che sono, che si chiamano vexel preposizioni. Preposizioni chiaramente sono le preposizioni. Vexel dal verbo vexen, per appunto, che è cambiare. Quindi le preposizioni che cambiano. Cosa cambieranno? Cambiano ovviamente il caso, ok? Quindi possono reggere o un caso dativo o un caso accusativo. In questo caso non ci sono genitivi per quel che riguarda gli Ortsangaben. Le più frequenti, ok, sono queste tre qui: in, an e auf. Questo USV sotto, sapete, USV, USW in realtà, sapete cosa significa? Und so weiter, eccetera. Okay? Quindi c'è in, an, auf, ma non sono solo loro tre, okay? Ce ne sono tantissime diverse preposizioni. Okay? La grande maggioranza delle preposizioni cambiano a seconda del caso, però, cioè del moto o dello stato. Però queste tre in particolare sono, diciamo, le star delle vexed preposizioni e si scelgono in base anche queste al contesto. In viene utilizzata per stati o moti a luogo che riguardino luoghi circoscritti. Quindi possiamo dire luoghi limitati, non voglio dirvi luoghi chiusi, perché se vi dico chiusi, voi sarete portati logicamente a pensare che debbano essere chiusi come edifici dentro a cui si va. Invece non è necessariamente un qualcosa di chiuso, assolutamente, però è qualcosa di limitato dentro al quale noi andiamo o dentro al quale ci troviamo. Viceversa, an indica avvicinamento, avvicinamento senza l'ingresso. Perché è importante questa cosa? Se vi dico ci troviamo im Kino, ok? Vuol dire, con la preposizione in, che io vi aspetterò dentro al cinema. Probabilmente poi andremo a vedere un film. Ma se vi dico aspettiamoci am Kino, noi non siamo entrati nel cinema. Ho preso il cinema come un punto di riferimento, ma mi aspettate. Dico per dire fuori dalla porta, quindi magari ci troviamo lì e poi andiamo a fare un'altra cosa, d'accordo? Quindi c'è una grande differenza. Io faccio spessissimo, chi di voi è stato, è o sarà mio allievo, ha sentito o sentirà sicuramente questo esempio. Quando diciamo wir fahren o wir gehen ins Meer, diremo che cioè, sarebbe. Tantissime, vado al mare, wir fahren ins Meer. Ins Meer vuol dire che noi ci gettiamo dentro il mare, d'accordo? A piedi o in auto, se il verbo è fahren. Se invece vogliamo solo dire che andiamo al mare, nel senso che ci rechiamo in una località marittima, che penso sia più probabile, sarà ans Meer, perché ci avviciniamo al mare, ma non ci buttiamo con l'auto. Ecco, questo è un po' il senso del discorso. E poi c'è auf. Auf che in linea di massima significa sopra con contatto, come on in inglese. Perché sopra senza contatto, l'over inglese è in realtà über, quindi è con contatto, ma viene utilizzato anche per i luoghi, per molti luoghi pubblici, non tutti, però diversi luoghi pubblici, auf dem Markt, eccetera, eccetera, quindi, e anche alcuni uffici, per cui insomma è un pochino particolare. Dunque, ciao Sam, Sara, ci fai ingrandire quei nel dove sono scritte
Le cose della pagina di cui hai fatto lo screenshot. Dunque, allora, questi qui dici? Mi stai facendo una domanda molto interessante. Allora, aspetta che vediamo se ci riesco. No, non credo. Te li leggo. Te li leggo. te le leggo. Che sono le eccezioni? Penso che tu riferisca a queste perché sono un po' più piccole. Poi dopo le frasi sono scritte più grandi, quindi non ci sono più problemi perché vedi, dopo diventano grandissime. Per cui è solo questa piccola cosa. Allora, dicevo, e le eccezioni quali sono? Questa prima cosa qui, questo qua, zu, che è la prima riga. Piccola, chiamiamola così, su, che è una preposizione di moto a luogo, solo moto a luogo, a parte un'eccezione che è la casa, solo moto a luogo. E essendo solo moto a luogo, noi saremmo portati a dire che meraviglia, sarà sempre con l'accusativo. No, no, va solo ed esclusivamente con il caso dativo. Zu è una preposizione, attenti alla pronuncia che non è zu, come gli italiani tendono a dire, ma è zu. E effettivamente è una preposizione molto utile perché ci copre un pochino tutte le situazioni. Noi abbiamo il dubbio an, abbiamo il dubbio ma in. Usiamo zu e ci copre un po'. Ora, non è proprio identico perché comunque, insomma, ha un'accezione un pochino più generica, in molti casi anche un po' più colloquiale. Non sto dicendo che sia la stessa cosa, però se avete il dubbio di quale preposizione scegliere, tante volte zu vi risolve il problema. Ma ricordatevi che indica solo moto luogo, ma solo dativo. Seconda righetta, anche questa eccezione. Nach lo conosciamo, è una preposizione sia di tempo che di luogo. Di tempo, vabbè, vuol dire dopo, col dativo, non abbiamo problemi. Nach einer Stunde, dopo un'ora. Okay. Per quel che riguarda il luogo, è solo il moto luogo geografico, ok? E regge solo il caso dativo per sua natura, quindi anche questa è una preposizione di moto. Col dativo, quindi anche questa potrebbe crearci qualche problema, ma meno perché trattandosi di luoghi geografici sono sempre nomi propri con Nach e quindi logicamente non ci accorgiamo. Nach Deutschland non è Nach dem Deutschland, ok? Quindi logicamente è dativo, ma bene o male. Ricordiamoci però che è solo con i luoghi geografici e poi vedremo i casi in cui non funziona Nach, ma quello poi lo vediamo con le frasi. E poi altra eccezione, questa proprio. Casa, come dicevo prima, Zuhause, stato in luogo, Nachhause, moto a luogo, quindi proprio ragazzi siamo fuori qua perché zu è di solito sempre moto, in questo caso è stato, Nach è sempre moto geografico, ma casa, per quanto possiamo abitare in una villa molto grande, non è il mio caso, non so se sia il vostro, ma non sarà mai un luogo geografico, però ugualmente è Nachhause. E il moto da luogo è von Zuhause. Quindi dal trovarsi a casa. Quindi come se ci trovassimo, come se ci trovassimo, in realtà ci troviamo con due preposizioni, von e zu, ed è il moto da luogo, da casa. Sempre restando nel discorso del moto da luogo, brevissimamente vi dico anche un'altra cosa, prima di andare alle frasi, che come ci ha... chi che me l'aveva scritto poco fa? Beh, Maurizio, ebbene... Certo, che era Maurizio. Il moto da luogo, infatti, come lui ci ricorda, utilizza. Vi leggo il suo commento perché è perfetto. Dice: von come complemento da luogo momentaneo e transitorio diverso da aus, cioè praticamente ha già risposto, cioè ha già detto tutto lui. Allora, sostanzialmente, qual è la differenza tra le due preposizioni che indicano moto da luogo? Allora, le due preposizioni, anzitutto, sono aus e von, principalmente. Aus è provenienza. Come aus Italien, vengo dall'Italia, d'accordo? Però attenzione, io pur essendo italiana, potrei dire jetzt komme ich von Japan. Ok? Cosa significa? Che in questo momento io provengo, sto arrivando dal Giappone, ma non sono originaria del Giappone. Stavo facendo un viaggio intorno al mondo o per lavoro, per qualche motivo mi trovavo in Giappone e adesso tu mi incontri in aeroporto, io ho appena preso il volo dal Giappone. Quindi è un moto a luogo, scusatemi, da luogo momentaneo, come giustamente ci dice Maurizio, no? C'è quindi una circostanza specifica rispetto alla norma. Quindi è un qualcosa di diverso rispetto alla provenienza, d'accordo?
d'accordo, ich komme aus Treviso, Treviso ist natürlich meine Stadt, ma io posso essere am Bahnhof e dire jetzt komme ich von München, adesso in questo momento sto arrivando da Monaco, ma che non significa che io sia di Monaco, d'accordo? Quindi questa è un pochino la differenza, che sembra scontata, ma non è così tanto scontata. Dunque, finora ci siete? Allora, guarda, Antonio, adesso passiamo alle frasi che sono super grandi, quindi vedrete che assolutamente non ci sarà più problemi. Esattamente, an, das, ecco, infatti io prima ho parlato di ans mehr, ins mehr. Quando formo delle preposizioni articolate di questo tipo, io sto usando la preposizione, sto inglobando l'articolo, giusto? Ans mehr è an das mehr. Ins mehr, per quanto okay, abbiamo detto che avesse poco senso nel contesto, sarebbe stato in das mehr. Si può sempre fare? Non si può sempre fare. Adesso, strada facendo con gli esercizi, vedremo quando sì e quando no. Riguardo, ecco, al moto a luogo geografico, anche questo lo vedremo meglio. Giustamente, nach Deutschland ci dice Giuseppe, però ci dice anche, si dice in die Schweiz, in die Vereinigten Staaten. Perché? Perché, come vi ho detto, nach vale per i paesi, gli stati che hanno un nome proprio, d'accordo? Nach Deutschland, nach Österreich, nach Japan, ok, nach Italien, qualsiasi altra cosa, però come anche in italiano noi diciamo né, non diciamo in Stati Uniti, non diciamo in Regno Unito, quindi quando abbiamo delle sigle, in quel caso cambia la preposizione, non è più nach, ma diventa in, ok? Ins, e torna alla solita regola, in con l'accusativo se è moto a luogo, in con il dativo se è stato in luogo. Quello siamo tranquilli perché non cambia mai. Poi ci sono degli stati come di Schweiz, di Türkei, eccetera, eccetera, che sono stati che per loro eccezione vogliono l'articolo. La Svizzera, chi è che mi diceva prima che deve andare a vivere in der Schweiz, è femminile, quindi ich wohne in der Schweiz. Ich fahre in die Schweiz, perché il primo è stato luogo, quindi è dativo, il secondo è moto luogo, scusatemi, quindi è accusativo. E vuole per forza di cose in con l'articolo determinativo. Allora, Giuseppe mi dice, cioè indica la provenienza temporanea in quel momento, aus indica dove siamo originari, sì, in linea di massima sì, poi diciamo anche qui. Sì, ci sono casi e casi, però aus diciamo che si usa nel 90% dei casi, von quando hai una provenienza in quel momento, oppure c'è anche un'altra situazione, ma ancora più specifica, quando indichiamo una provenienza da un luogo chiuso specifico. Anche in questo caso possiamo usare von, però vedete che non sono casi di provenienza nel senso di avere delle origini, ok? In quel caso andiamo sempre con aus. Ma a volte val più la pratica della grammatica, quindi che dite se andiamo a fare gli esercizi così avete anche arrivo, abbiate fede, molta fede, così avete anche le belle frasi in grande. Ok, queste in teoria dovrebbero essere visibili, ditemi se non le vedete, le faccio in grassetto, ma insomma penso che siano visibili. Allora, partiamo dalla prima frase. Das Bild, ok? Quindi il quadro, l'immagine, hängt, puntini, puntini, der Wand, che sarebbe femminile, die Wand è il muro, la parete. Puntini, puntini, dem Fenster. Allora, provate a ipotizzare, ditemi, ragazzi, siamo più di, ci siamo quasi 60 persone contemporaneamente qui insieme a fare gli esercizi, una cosa meravigliosa, grazie mille. Dicevo, provate a dirmi quali sarebbero secondo voi le soluzioni. Intanto vi aiuto un po' a capire la frase. Allora, il quadro hängt, quindi sta appeso. Il verbo hängen in questo caso significa essere appeso alla parete. Cosa sarà appeso nella parete, appeso alla parete, appeso sopra la parete, appeso vicino alla parete? Cosa potrà essere? E qui la parete è
La finestra, cioè no, scusate, mi ha preso alla parete dove? Alla finestra, quindi sarà probabilmente alla parete di fianco alla finestra, vicino alla finestra. Allora, proviamo a vedere, voi cosa ne pensate? Allora, scusatemi un attimo, se mi chiedevate di allargare le parole, ma adesso mi dite che le vedete bene perché chiaramente sì, le frasi insomma sono grandi, quindi penso che siano assolutamente visibili. Allora, esattamente, intanto Alex mi risponde, anche Maria Stella, sì, perfetto, e anche Imma, e ok, perfetto. Quindi allora la prima è sicuramente an der Wand. Perché der? Perché chiaramente sta appeso alla parete, non sono io che sto andando ad appenderlo, in quel caso sarebbe un moto a luogo, giusto? Il quadro si sposta e raggiunge la parete, invece è lì, è fermo, è appeso. Quindi chiaramente dopo abbiamo un dativo. Io il dativo in questo caso l'ho già scritto, non ve l'ho fatto fare, ed è questo, che è der, che è il dativo chiaramente di, del femminile. Quindi sicuramente das Bild hängt, adesso vedete la mia pennina magica con cui scrivo benissimo, an, bello da morire, an der Wand, alla parete. E giustamente chi era Maria Stella mi scrive neben dem Fenster, perché è appeso alla parete, verosimilmente vicino alla finestra, ma ci potrebbero essere anche alternative diverse, dipende dalla... Mamma mia, ragazzi. Adesso questo lo vedete di sicuro, eh? Neben dem Fenster. Chiaramente può essere anche, per carità, può essere anche appeso sotto alla finestra, in quel caso sarebbe, non so, dem Fenster, è sbagliato? No, assolutamente è corretto grammaticalmente parlando, un po' inverosimile a livello di concetto. Perfetto, vi vedo Sabrina, Silvia, vedo tutti, ok, neben dem Fenster anche, vi vedo tutti assolutamente in linea. Certamente Luca non è in perché ovviamente è appoggiato al muro, non si trova all'interno del muro. All'interno del muro avremo i mattoni, ma sicuramente non avremo il quadro. Esattamente, proprio quello. Andrea Nevendem, perfetto. Quindi vi vedo abbastanza tranquilli. Quindi ci siamo, avete dubbi? Se qualcuno di voi ha dubbi, perplessità o dolori, ditemi anche se siamo andati avanti, torniamo indietro e spieghiamo. Non c'è nessun problema. Allora, vi dico, auf e nach non vanno bene per la fence, perché chiaramente non è appoggiato sopra la finestra, ma sarà nei pressi, vicino, sotto, sopra, da qualche altra parte, ma non appoggiato sopra la finestra, quindi auf non può andare bene. E nach, ricordiamo sempre che è moto luogo geografico, quindi in questo caso non funziona. Perfetto, allora direi che fin qua ci siamo. Ci siete? Ok, proseguiamo. Numero 2. Sie wohnt. Chiaramente parliamo di una terza persona singolare, di una donna, ok? Non può essere un sie nel senso di terza persona plurale, se no sarebbe wohnen, giustamente. Sie wohnt, puntini puntini, einem alten und ungemütlichen Haus, aber sie schläft oft ihrem Freund, so ist sie selten Hause, ve lo stavo dicendo mentre la leggevo in automatico, ma mi sono trattenuta, mi sono censurata da sola. Allora, cerchiamo di capire la frase. Intanto ditemi le vostre soluzioni che mi arrivano mentre ve la spiego. Allora, lei vive appunto una house, casa alt e ungemütlich, vecchia questa casa. E ungemütlich, scomoda, diciamo poco accogliente, dove non si sta bene. Allora, per chi avesse dubbi sulla desinenza en di questi aggettivi qua, vi consiglio molto caldamente di andare a vedere i miei video riguardanti la declinazione dell'aggettivo attributivo. Infatti, in questo caso, chiaramente abbiamo davanti un articolo indeterminativo, ein, quindi si tratta naturalmente di una declinazione mista. Vediamo da qua, insomma, non è un gran mistero rivelare che questo è un dativo, einem Haus, e quindi trattandosi di un dativo, noi andremo a vedere secondo la tabella dativo neutro Haus, e quindi è en, ma qui stiamo già parlando di un livello, quindi voi principianti non vi preoccupate di questa cosa, la prendete per fatta per adesso. Chi avesse dei dubbi può andare tranquillamente a vedere anche lo scorso live o due live fa, adesso non mi ricordo, in cui abbiamo parlato proprio specificatamente di questa cosa, ho fatto un sacco di frasi insieme. Quindi
Qui lei vive in questa casa scomoda, vecchia, fatiscente, ma si schläft, quindi lei dorme oft, spesso, dal suo Freund, che in linea di massima possiamo tradurre come fidanzato, come ragazzo, chiaramente significa amico, è un po' ambiguo in questo caso il tedesco, quindi vive dal suo amico, quindi abbiamo, scusatemi, dorme dal suo amico, quindi abbiamo uno stato in luogo, in questo caso, presso persona. L'amico, il fidanzato, chi vogliamo, però insomma è comunque una persona, siamo d'accordo. Quindi lei è selten raramente a casa e qui andiamo nella famosa eccezione della casa, dello stato in luogo, del moto luogo di cui parlavo prima. Allora, quali sono le vostre possibilità? Allora, Matteo è il primo che è arrivato, mi dice in einem alten bei ihrem Freund sie selten zu Hause. Ok, 30 e lode, va bene? Questa è esattamente la soluzione. In, by, nach, anche Giuseppe è perfetto. In, esattamente, Aldo, vi vedo molto, 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 molto rapidi e bravi. By and find, altrimenti non avrebbe senso l'aba. Sì, infatti infatti è corretto. In e by, ande avant, era. Sì, era quello di prima della parete, ok, cioè, sapete, adesso mi si mischiano un po', d'accordo, in, by e zu, perfetto, sich left off by ihrem Freund, siete super, allora, andiamo a spiegarli uno alla volta, brevissimamente, allora, sie wohnt, chiaramente vive dentro all'edificio, attenzione, so che questo può trarre in inganno, ed è esattamente il motivo per cui l'ho scelta, lo so, che con casa abbiamo detto stare a casa, si dice zu Hause quando è moto. Ma attenzione che questa non è la locuzione a casa. Qui si parla dell'edificio casa. Ok? In una casa vecchia e scomoda, come dire in un edificio, in un luogo che non è la locuzione a casa, ok? Sta per Gebäude, d'accordo? Per cui in questo caso si perde l'eccezione zu Hause nach Hause e si rientra nella regola standard, diciamo nella regola classica, e quindi sono dentro all'edificio, anzi lei è dentro l'edificio brutto, scomodo, vecchio, con gli spifferi, tutto quello che c'è, e quindi naturalmente essendo dentro è in, vediamo come viene fuori bene questa, Sie wohnt in einem alten, ungemütlichen Haus, chiaramente in con il caso dativo perché sie wohnt, quindi è stato in luogo, Haus è neutro, quindi einem per quello. Potremmo mettere im, no, perché? Perché se dicessimo im, noi vorremmo dire in dem, non in einem. Quindi qui abbiamo già la prima regola che ci dice quando non possiamo contrarre e creare delle preposizioni articolate, cioè quando il nostro articolo è indeterminativo. Quando c'è ein, non lo possiamo fare mai, possiamo farlo solo quando c'è der di das, quindi l'articolo determinativo. Quindi in einem, eccetera, eccetera, Haus, aber, quindi vive in un posto brutto, ma dorme spesso bei ihrem Freund. E la parte più difficile di questi esercizi è scrivere con questa penna, ragazzi, non scherzo. Ok, che è lo stato in luogo presso persona. Importantissimo. Allora, anzitutto ricordiamoci che by non si scrive all'inglese, quindi non mettetemi Y, ma si scrive alla tedesca, quindi BEI. Quando si tratta di persone, lo stato in luogo è by, il moto a luogo è zu. Va dal suo amico, zu ihrem Freund, sta dal suo amico, bei ihrem Freund. D'accordo? In tutti e due i casi sono preposizioni che reggono soltanto il dativo, quindi da quel punto di vista non possiamo sbagliare. Qui è anche ovvio perché è uno stato in luogo, ma comunque by va sempre col dativo. Su, anche, quindi in questo caso è uguale. Schläft doch bei ihrem Freund, so ist sie selten, e qui arriva zu Hause, quindi è raramente a casa. Quindi questo Hause sostanzialmente è molto diverso da questo, al di là del fatto che ha anche la E finale, perché proprio la locuzione la prevede, zu Hause non si dice zu Hause, si dice, ma ha un'accezione più diversa, la capite la locuzione diversa dalla casa in quanto edificio, con magari scusatemi, aggettivi, come in questo caso, o altre caratteristiche. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Avevo detto mit. Maria Stella, sì. Cioè, assolutamente. Io, vabbè, vi volevo far
Volevo dire bye perché volevo spiegarvi la regola del moto dello stato con persone. Però dorme col suo ragazzo, va benissimo. È logico che essendoci Aba, come forse mi diceva qualcuno prima, dice che okay, la casa è scomoda, ma lei dorme col suo ragazzo, presupponi che dorma anche dal suo ragazzo, ma dicendo soltanto Meet, loro potrebbero dormire insieme anche nella casa di lei, cioè quella scomoda, brutta e vecchia. E allora l'Aba avrebbe meno senso. E mi serviva per giustificare il bye e spiegarvi il complimento di nuovo. Ma insomma, Meet comunque andava bene, cioè non è assolutamente sbagliato. Allora, mi chiede, se, io ti chiamo Sam, magari è Sam, però, perché non può essere Baim Hirem Freund? Te lo dico subito, perché se tu mettessi la M, starebbe per by them, e sarebbe by them Hirem Freund. E noi non possiamo mai mettere un articolo determinativo e anche un aggettivo possessivo. L'aggettivo possessivo, come in inglese, va senza articolo prima, sempre. E quindi logicamente o uno o l'altro, ok? Avendo noi qui già il nostro possessivo, non metteremo sicuramente l'articolo prima. E comunque in linea di massima notereste una ridondanza del dativo qui e il dativo anche qui, vuol dire che una delle due cose è di troppo, ok? Quindi in questo caso va soltanto la preposizione così, nuda e cruda. Ah, Luca ti aveva già risposto, ok. Dunque, c'è già io, zu ihrem Freund. Zu ihrem Freund sarebbe stato giusto se la frase fosse stata aber sie geht oft zu ihrem Freund. Allora andava bene perché era morto, sarebbe stato morto. Ok. Bellissimo che vi rispondiate anche tra voi, fantastico. Se si sta in zu Hause, o diciamo in einem oppure diciamo im. Certo, in questo caso qui, im alten un gemütlichen Haus vuol dire che è proprio solo quella casa lì, vecchia e scomoda, ma presumiamo che ce ne sia più di una e quindi abbiamo in einem per quel motivo lì. Aggettivo di house è house, ma anche house, quindi posso scrivere zu house. Allora, se tu leggi qualche grammatica normativa datata, dà la doppia possibilità di dire zu house, una house, o dire zu house, una house. Ma sinceramente, indipendentemente dal caso, che non c'entra in questo caso perché non, è indipendente dal fatto che sia dativo, perché la E col dativo in realtà non c'entra nulla, ma oggi ad oggi, sinceramente, ti dico, utilizza la E quando usi le locuzioni, mi confermeranno i nostri amici madrelingua che zu house veramente non va tanto. Ok, ci siete? Ci siete? Ci siete? Le mie scienze del dativo antico, ecco, sì, per quello dico che una volta erano sostanzialmente delle situazioni possibili, non particolarmente. Sì, utilizzate neanche all'epoca, però possibili magari nello scritto, in situazioni di questo tipo, ma oggi non si usano più. Allora, ich möchte puntini puntini di Weltreisen. Oh, scusate, ho colpito, spero di non avervi creato un botto nelle orecchie. Allora, vorrei viaggiare intorno al mondo. Come si dice intorno in tedesco? Allora, vabbè. Möchte, sappiamo che è il condizionale del verbo mögen, ce lo ricordiamo? Vi serve un live sui modali? Fatemi sapere se vi serve un live sui modali, che il prossimo, se volete, ve lo faccio sui modali. È comunque il condizionale del verbo mögen, quindi verbo piacere, per cui mi piacerebbe, quindi vorrei, come preferite. Reisen è viaggiare diverso da fahren, ok? Io fahren è un viaggiare nel senso di spostarmi in un luogo. Verso un luogo con mezzo, naturalmente, se no serve gain, ma c'è l'intenzione di andare proprio in quel posto lì. Reisen è più il contesto del viaggio, cioè del viaggiare in senso lato, come per fare una vacanza, come per spostarmi più volte, per vedere posti, cioè ha proprio il senso dell'esplorazione del turismo. Allora, che preposizione possiamo mettere aiutandoci con il fatto che di Welt. Oh mamma mia, scusatemi che ogni tanto compaiono cose. Die Welt, già capiamo che è accusativo, giusto? Quindi aiutiamoci già pensando a una preposizione. Logico che voi mi dite Reisen, ma per forza accusativo è moto, sì, certo. Però vi aiuto dicendo che è una preposizione che va per forza con l'accusativo. Cosa vi viene in mente? Cosa vi viene in mente?
Ah, bravissime, bravissimi. Vedo che in tanti, Luca, Alex, Sam, Claudia, quindi ditemi, Valentina ha un problema. Non sono brava, sono tutti bravi. No, non sono tutti bravi, credimi, non è così. Tutti quanti si parte con calma, all'inizio si fa una valanga di errori, sembrano tante cose insieme, ma vedrai che un pochino alla volta, se non perdi la voglia e soprattutto il coraggio e la soddisfazione di fare quelle prime cose che riesci a fare, e poi pian piano arriva tutto il resto, è come il puzzle, no? Quando fai un puzzle all'inizio vedi tutti i pezzi lì e ti viene, cioè, non ce la farò mai. Poi dopo, quando incominci a fare il bordo, prendi un po' di confidenza, un pezzetto, l'altro, e poi alla fine va tutto insieme. Quindi vedrai che sarà così anche con il tedesco. Allora, tornando al nostro discorso, anche Deborah, eccetera, eccetera, mi dicono che infatti vuol dire intorno, letteralmente. Non è l'unica traduzione di vuol dire anche, per esempio, si usa per il complemento di argomento. Se vi ricordate nella live, non mi ricordo, in cui forse avevo fatto la sì, in quella in cui avevo fatto la traduzione dell'articolo di giornale, tratta di, era geht con l'accusativo, quindi vuol dire anche quello che è un senso figurato. E vuole per forza il caso accusativo. Poi tra l'altro in questo caso c'è anche lo stato, scusatemi che è sempre un momento di, scusatemi il moto, è un momento di grande concentrazione quello in cui scrivo. Qualcuno di voi aveva pensato a durch e mi sta chiedendo che differenza c'è perché non durch. Allora, durch è attraverso. Attraverso il mondo vorrebbe dire che noi abbiamo attraversato la Terra passando per il centro, ok? Quindi sostanzialmente indica sempre un attraversamento nel senso di un tagliare qualcosa come durch die Straße, ok? Vado da una parte all'altra, letteralmente da un punto al punto opposto. Invece dà il senso del girare, dell'intorno, ok? Quindi ha un'accezione un pochino diversa. Se ho, non so, aiuto, un Gebäude, un edificio, das Gebäude vuol dire che io giro intorno all'edificio, durch das Gebäude vuol dire che lo attraverso in questo modo, d'accordo? Quindi questa è un pochino la differenza. Ok, sì, perché è una circumnavigazione, live sui modali, sì, ok, Imma la vedo già lanciata, ok, fatta, già la prendo per... Già ci diamo appuntamento. Ok, vedo qualcuno di voi disperato, qualcuno di voi molto contento. Allora, con l'accusativo, durch attraverso esattamente. Ich möchte cosa significa? Ich möchte è appunto io vorrei, vorrei, vorrei. Questo verbo qua è il condizionale, quindi vorrei, per tempo condizionale, del verbo mögen. Adesso l'intenzione sarebbe di scrivervelo. Mögen con l'umlaut. Eccolo qua, bellissimo, beh insomma circa, mögen. Il verbo mögen corrisponde un po' al like inglese, vuol dire piacere, non nell'accezione italiana, ok, come a me piace qualcosa, ma nell'accezione inglese I like something, io piace questa cosa, quindi ich mag reisen, oder ich mag, weiß nicht, ich mag mein Land. Vuol dire che mi piace questo paese, mi piace viaggiare e quant'altro. Il verbo condizionale non è più mi piace, ma è mi piacerebbe. Quindi quel mi piacerebbe tante volte lo traduciamo anche come vorrei. E infatti quando andate magari in un ristorante, in un posto, non dite ich will, voglio questo, oppure mi piace la pizza, e il cameriere vi dice ma mi fa piacere, ma quindi dite mi piacerebbe la pizza, nel senso che la vorrei, esprimete un desiderio, allora in quel caso è ich möchte eine pizza. È l'orario, quindi sempre questo mi è venuta voglia di pizza. Ok, herum si utilizza quando c'è. Allora, herum, anche questo, hin e her sono le due particelle che indicano spostamento verso il parlante, her, o lontano dal parlante, hin. Ho anche un video specifico su questa cosa. In questo caso non c'è c'è uno spostamento generico intorno alla Terra, intorno al pianeta, per cui da solo va assolutamente bene, come Dante al centro della Terra. Ecco, lui è andato durch die Welt, questa è l'idea.
Es tut mir leid, ich weiß nichts. Nee, das ist wirklich. Ich bin sicher, es ist nicht wahr. Sono sicura che non sia vero, che non sai nichts. Semplicemente un pezzettino alla volta. Io chiaramente faccio esercizi che comprendono tante cose diverse, e quindi non preoccupatevi se alcune cose vi vengono, altre cose non vi vengono, perché è assolutamente la totale normalità. Proprio normalizzate il fatto che alcune cose vi siano totalmente strane, altre iniziate a prenderle un po' alla volta, vedete che un po' alla volta vi diventerà sempre più facile. Il tedesco va preso un po' così di petto. Allora, 4. Via fliegen, volare, in questo caso viaggiare in aereo. Puntini, puntini, di Alpen, puntini, puntini, Deutschland. Cosa vogliamo dire intanto con questa frase per capire che preposizione usare? Dobbiamo capire la traduzione. Quindi andiamo, nel senso che stiamo viaggiando in aereo, per andare in Germania. E lo facciamo, mamma mia, lo stavo dicendo, lo facciamo passando sopra le Alpi, ok? Quindi che cosa utilizzeremo? Allora, in questo caso, la preposizione che mi avete nominato prima, in cui si diceva attraverso, passando, non sarebbe così sbagliata, perché sebbene sia vero che io se vi dico Durch die Alpen, immaginate di dover passare attraverso il tunnel, ok? Quindi quello sarebbe sicuramente giusto, però in questo caso potremmo anche utilizzarlo in senso assolutamente, diciamo, figurato. Ma c'è anche un'altra preposizione, vediamo se qualcuno di voi, così, qualcuno un po' a livello un pochino più avanzato riesce a farsi venire in mente un'alternativa. E poi la seconda parte, quella è facile, quella sono convinta che la sapete tutti. Quale avevamo detto che era la preposizione per moto a luogo geografico con il nome di uno stato? Questo sono sicurissimissimissima che tutti quanti riuscite a farla. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Eccolo là. Über die Alpen nach Deutschland. Se intendiamo che ci passiamo sopra, logicamente, esattamente. Durch, ripeto, non è in realtà sbagliato in questo caso, però è sicuramente più giusto über, che spero di riuscire a scrivere. Perché vi dico, il concetto di Durch non è malissimo in questa situazione qua, perché comunque facciamo capire che passiamo figurativamente attraverso le Alpi, ma logicamente noi non ci passiamo in mezzo, ma ci passiamo sopra. Naturalmente, über vuole sempre l'accusativo, è moto a luogo, ma è una preposizione che va sempre con l'accusativo anche per il complemento di argomento. E quindi qui, ok, abbiamo. Vedo che siete anche qui Alex, Matteo, sì, avevo capito che avevi scritto Alpe, ok, Luca, Maurizio, naturalmente, eccetera, eccetera, Deborah, ok, vi vedo abbastanza. Qualcuno ha detto attenzione che grammaticalmente in die Alpen è una cosa che esiste, ma è una cosa diversa, cioè nel senso che sto viaggiando per andare sulle Alpi, ok, sono montagne, essendo montagne come dire, in die Bergen, ok, in die Berge, scusatemi, e quindi in die Alpen non sarebbe sbagliato, ma in questo caso io spero con l'aereo di non finire sulle Alpi, ma di passarle, e quindi in questo caso in non va bene. L'altro, invece il secondo, come siete messi col secondo? Perfetto, vi vedo giovedì anche Frankie che mi diceva no, io non so il tedesco, invece me l'ha detto giustissimo, bravissime Ima, Maurizio, sicuramente. Ciao Valerio, benvenuto! Ok, Luca, insomma, il secondo l'avete indovinato ed ero sicura che l'avessi indovinato. Oddio, che ho fatto, ragazzi? Che ho fatto, che ho fatto? Allora, una volta era più facile, sapete, insegnare, perché si faceva sulla lavagna o sulla carta. Ok, dov'è andata questo adesso? Oh, signore, 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 ho perso la schermata. Ah, ecco, ok. Vedete che cose succedono strane? Non siete gli unici ad affrontare difficoltà. Voi avete difficoltà con il tedesco, io ho difficoltà con questo meraviglioso programma. Allora, nach Deutschland, ok. Ridete voi, io vi sento che ridete, vi sento dall'altra parte dello schermo che state ridendo di me. Allora, numero 5, numero 5. Hier liegt krank. Bet, facile. Lui è malato a letto. Sono due spa.
Ma porca miseria, portate pazienza. Sono due spazi, ok? Perché in questo caso, andando avanti con gli esercizi, non vi ho messo già l'articolo. Vorrei che l'articolo lo metteste voi. Può essere fuso? Sì, ma vi ho messo i due spazi separati per farvi individuare preposizione e articolo. Poi lo mettiamo anche insieme. Allora, lui si trova malato a letto, naturalmente è moto stato. È chiaramente moto, questo è il verbo liegen, ok? Liegen che è trovarsi fermo in posizione orizzontale, mentre mettere un qualcosa o mettere anche se stesso da qualche parte in posizione sempre orizzontale sarebbe il verbo legen. Vi ricordate i verbi di posizione? Ne abbiamo proprio parlato nell'altra live e comunque ho il video, quindi se avete dubbi ho fatto anche il disegnetto con l'omino a spillo, se siete curiosi andate a vedere il video. Allora, i verbi di posizione sono liegen, quando la posizione è orizzontale, liegen stato in luogo e legen moto a luogo. Quando invece la posizione è verticale, stehen, ovviamente stare, è stato in luogo, stellen è moto a luogo, cioè mettere qualcosa in posizione verticale. Poi c'è anche hängen che abbiamo visto prima che è stare appeso. In questo caso, logicamente, è uno stato in luogo orizzontale perché sta sdraiato a letto, no? Il verbo liegen irregolare, lag, gelegen, sono le forme, le tre forme. Allora, cosa avete pensato? Cosa avete pensato? Allora, tutti direi, tutti mi avete beccato la preposizione che è in, e su questo non abbiamo nessun dubbio. È a letto e è in, beh, in bed, ok? Ma qual è l'articolo che ci mettiamo in mezzo? Qualcuno di voi ha detto ins, qualcuno di voi ha detto indem, quindi im. Allora, la risposta è: siccome è stato in luogo, io giaccio a letto, anzi, lui giace a letto malato, allora in quel caso è sicuramente caso dativo, ed essendo dativo è in dem bed. Naturalmente un tedesco dirà in dem bed. No, dirà im bet di solito. Allora ve lo scrivo così, im, tenendo presente che i due spazi sarebbe perché il primo è di in e il secondo è di dem, d'accordo? Ripeto, se invece magari fosse la mamma che mette il bambino a letto, steso, quindi sempre orizzontale, allora il verbo sarebbe legen, allora sarebbe di mutter, la mamma, legt, mette in posizione orizzontale. Das Kind, allora in quel caso sarebbe ins Bett, in das Bett, perché moto, bambino, lo metto. Ok, io invece sono lì fermo, quindi è im. Ok, vi è chiaro? Ok, ma si corregge da sola, ok, perfetto, giusto, avete risposto tutti bene. Ciao Ferruccio, ben ritrovato, no, figurati, assolutamente, sai che dopo resta tutto registrato se vuoi recuperare la prima parte. Aereo e das Flugzeug, esattamente, aereo e das Flugzeug. Der Flughafen è l'aeroporto, fliegen è il verbo volare. Quindi Uber deriva da Uber, sai che questo non te lo so dire, penso che sia un nome proprio, sai, non credo che derivi. D'accordo, tutto bene? Ci siete? Roger, andiamo avanti. Sechs, Nummer sechs, viele Italiener, molti italiani, fahren, viaggiare, in questo caso non reisen, ma fahren, nel senso che vado con uno scopo in un punto preciso, in Sommer, puntini puntini, Deutschland, Österreich oder Schweiz. E questo è esattamente l'esempio di chi, adesso non mi ricordo più chi di voi è stato prima a farmi proprio questo stesso esempio in chat, ok? Cioè quello del moto a luogo con un luogo geografico che ha un nome proprio, come Deutschland, come Österreich, avrei potuto metterne altri 200, e invece quello stesso moto a luogo però con uno di quegli stati che fanno eccezione e hanno quindi un loro articolo. E avendo un loro articolo, logicamente non possono più usare nach, ma devono usare Fragezeichen. Quindi attendo vostre, ok, Maurizio, ok, esatto, Alex, ok, Sabrina, quasi. Ci sono una piccola cosa, sempre perfetto. Allora, il primo è naturalmente nach, ok, di nuovo. Allora, prima o poi, ok, allora di nuovo nach,
eccolo qua, nach Deutschland, nach Österreich, potrebbe essere nach quello che volete, ma di nuovo questa Schweiz, ok, che ricordiamo essere femminile, prevede quindi la preposizione in, come tutti questi sostantivi che fanno per l'appunto eccezione, ed è moto, perché comunque dipende sempre da fahren, giusto? E quindi è in die Schweiz. Se invece fosse abito, sarebbe in der Schweiz, in der Türkei, dico per dire. Ok, nach Deutschland, in die Schweiz, perfetto, Luca, Pietro, ok, perfetto. Bene, bene, bene. Nadine mi dice in sein Bett. Ah, sì, sicuramente. Io avevo pensato all'im che era un po' più semplice, ma va benissimo. Chi avesse pensato nella frase di prima questo è super bello, anzi è anche più bello. In seinem Bett. Sono anche riuscito a scriverlo tutto. Allora, che è sempre in, perché è sempre il letto che vuole sempre in. È sempre comunque dativo, vedete, comunque c'è la M come c'era qua, però in questo caso è l'aggettivo possessivo nel suo di lui, chiaramente perché abbiamo er qua, quindi sein, dativo con la M finale. Ovvio che in questo caso non posso contrarlo, vale lo stesso discorso di ein, ok? Io posso contrarre solo quando ho l'articolo determinativo. Ok, dubbi, perplessità o dolori? No, vi vedo tutti. Scusa che Deborah mi chiede un'altra cosa. So che non c'entro, ho trovato questa frase. Esiste 12 Uhr? Wir sitzen schon den Tisch. Ma non dovrebbe essere sitzen, visto che c'è den Tisch. Sei sicura che non ci sia un sich? Setzen sich den Tisch. Quindi si siedono, moto a luogo. Al tavolo, intorno al tavolo in questo caso, perché sitzen, saß, gesessen è stare seduti. E allora sono d'accordo con te che dovrebbe essere dativo, se c'è un accusativo è sbagliato. Se invece si siedono, nel senso che compiono l'atto del sedersi, è sich setzen, questo è regolare, ok? Quindi non ha paradigma irregolare e vuole l'accusativo. Quindi probabilmente controlla che non ci sia effettivamente il sich del riflessivo, perché sich setzen il verbo. Ok. In den nächsten Ferien, prossime vacanze, fahren wir. Poi dai, questo è quello che vi ho detto prima. Siete stati attenti! Allora, cos'è? Vanno, viaggiano, nel senso chiaramente di vanno, nel mare o al mare. Logicamente, anche qui forse avrei dovuto dividerlo in due, perché chiaramente abbiamo preposizione e articolo determinativo, e quindi ci siete, sapevo, tanto non avevo dubbio che ci foste, ans, mer, ho scritto malissimo, che sta per an, das, ok? An è la nostra preposizione e questa S è la S di das, mer, an con il moto a luogo, neutro, chiaramente mer è neutro, an das mer, oppure ans mer, chiaramente non fahren ins mer per il discorso che abbiamo detto prima. Possiamo viaggiare se siamo su una barca, magari siamo auf dem mer, però chiaramente non andiamo sopra il mare, ma andiamo vicino al mare. In, se volessero fare la fine del Titanic. Grande, Alex, proprio forte, ok, e d'accordo, ins Meer, ok, se mi tuffo, ok, facciamo una gara di tuffi, è chiaramente ins Meer, d'accordo, chiaramente in questo caso, insomma, ci fermiamo un po' prima, quindi è ans, se fosse stato in luogo, chiaramente, cioè, ci troviamo lì in vacanza, am Meer, ok? Ok, 8. E questa, chi era che mi aveva chiesto questa cosa qui? Aspetta, non mi ricordo. Deborah, guarda, qui c'è proprio la frase su sitzen e sich setzen. Guarda, proprio a fagiolo. Ich sitze gern Stuhl. Im Gegenteil will er sich immer nur setzen. Questa non è proprio facilissima di traduzione, magari per i principiantissimi, però poi in realtà il concetto è molto standard e tranquillo, vi aiuto a tradurlo. Allora, ich sitze gern vuol dire che sto volentieri seduto. Ovvio che in italiano diciamo mi siedo volentieri, perché sto volentieri seduto sinceramente è un po' già pesantina come traduzione, però non rende la differenza.
che c'è invece in tedesco, das Sitzen und sich setzen, ok? Quindi per renderlo meglio specifichiamo anche in italiano. Quindi sto, gerne e volentieri naturalmente, seduto, sulla, ovviamente non è nella, neanche in italiano, sedia, stuhl. Al contrario, in Gegenteil, will er, lui vuole, will è prima di er, perché? Abbiamo un complemento in prima posizione, in Gegenteil, quindi poi si opera l'inversione per mantenere il verbo, in questo caso il verbo modale, volere, in seconda posizione, il soggetto va dopo, che è er. Will er sich, sempre solo, sul divano, sich setzen, sedersi. Quindi io sto seduto volentieri sulla sedia, ma lui si vuole sempre sedere sul divano. Quando avete una proposizione di questo tipo, insomma, in cui avete un verbo come setzen, che è un verbo riflessivo, quindi prevede sich, e che va in fondo alla frase, in questo caso è perché c'è il modale, ma potrebbe essere anche una proposizione subordinata, per esempio, il suo riflessivo, la particella riflessiva, si dice in gergo che tende sempre a sinistra. Cosa significa? A sinistra, alla vostra sinistra rispetto alla frase, cioè sostanzialmente va il prima possibile, nel primo posto libero dove è possibile, chiaramente non può andare al posto del verbo o del soggetto, cioè perché quelli sono posti chiaramente fissi, però il primo posto libero è il suo, quindi tende a sinistra, la vostra sinistra. Quindi praticamente i verbi sono questi due, sitzen, che è verbo di stato, stato in luogo, un verbo che significa stare seduto, ed è un verbo irregolare. Come dicevo prima, sitzen, saß, gesessen. E poi questo, ricordatevi questo pezzetto qua, ok? Che vuol dire invece sedersi, quindi da in piedi a seduto, quindi compio un movimento, d'accordo? Ed è un verbo assolutamente regolare. Quindi, cosa mi proponete? Vediamo. Aspettate che ho perso un pezzo di chat. Eccoli qua. Allora. Auf, ok, esattamente, auf dem, qui avevo già messo l'articolo, però chiaramente sarebbe auf dem se non fosse già scritto dem, ma ce l'abbiamo già, e quindi questo è auf con il dativo, ok? Potrei contrarlo, dire auf, no, sappiamo che il tedesco a volte ci regala dei suoni meravigliosi, ma questa non è una di quelle volte. E poi, come giustamente mi dite, auf das, perché è neutro, il sofa è neutro, quindi auf das sofa. Questo si può contrarre aufs, sì, esiste, non è, diciamo, rispetto a im, che trovereste sempre contratto, auf das potete anche trovarlo distinto, però aufs esiste assolutamente, quindi il primo è auf dem, il secondo è auf das, ok? Tutti e due perché mi siedo o sto seduto sopra qualcosa, con contatto, voglio dire a meno che non stia levitando, il primo dativo perché il verbo è sitzen, il secondo accusativo perché il verbo è sitzen, questo è in sostanza. Deborah ti associ Giuseppe, cosa dice Giuseppe? Dice che proprio prima di andare mi dispiace un po' di seguire, riguarderò sicuramente domani questa parte. Perfetto, se poi hai dei dubbi, lasciami pure le tue domande o le tue cose, lasciatemi, anzi, visto che anche Deborah se ne va sotto il video, dato ci manca solo una paginetta, e se avete dubbi io vi rispondo più che volentieri. Ok. Credo l'abbia già fatto, ricordo un video sui connettori. Aspettate che vado su perché siete veramente tanti. Ah, eccolo qua. Volevo solo chiederti una cosa. Scusate, ogni tanto mi scappo perché siete veramente molti stasera. Se poi fai un video su, diciamo, connettori, non so come si chiama, Zoviso, Voso, Mit, Damit, eccetera, eccetera, mi do una spiegazione di queste cose. Allora, guarda, ne trovi già tanti. Se vuoi ne facciamo ulteriormente, ci facciamo anche una live apposta, se vuoi. Allora, Damit, tutti questi qua, insomma, quindi tutto quello che riguarda gli avverbi pronominali, abbiamo sia il video di spiegazione, abbiamo anche una live che riguarda i verbi con preposizione e anche i complementi, quindi col da e la preposizione attaccata, Damit, Darum, Darauf, tutti quelli lì. E quindi trovi sia il video sia il live. Poi ho quelli con ho un altro video col Sowohl als auch, tutti questi qui che invece sono i correlativi,
Però appunto sì, sicuramente alcuni ne mancano, tipo Zovio, questi qui, quindi sicuramente possiamo parlarne. Comunque c'è, come giustamente anche scrive Frankie sotto, c'è un video specifico che riguarda le coniunzioni, quindi le congiunzioni divise in congiunzioni subordinanti, in congiunzioni coordinanti, quindi che non prevedono la trasposizione, e in congiunzioni che invece hanno una funzione avverbiale e quindi prevedono l'inversione. Non vi spaventate, principianti, perché qui stiamo parlando di cose oltre, d'accordo? Quindi quello è un video molto bello, molto utile, che vi consiglio, si chiama proprio Coniunzionen, comunque se digitate ad maiora congiunzione in tedesco vi viene fuori sicuramente. È un video bello tosto, quindi magari forse dovete vederlo in due parti, perché è bello, però la lavagna proprio ho preso, ho diviso nelle tre forme praticamente, e ho fatto tutti gli esempi che riguardano tutte le varie congiunzioni. C'è tanta roba lì, quindi sicuramente trovi quello che, anche quello che ti interessa. Comunque lo faremo ancora perché è un argomento importante, voglio dire. Comunque già da lì potrebbe essere un'utile chiarificazione, d'accordo? Ok, l'ho riguardata tempo fa, bene, bene, vi vedo. Im Gegenteil, al contrario, sicuramente. Im Gegenteil vuol dire lei si siede sulla sedia, viceversa, al contrario, d'altro canto. Ecco, in italiano magari tradurremo d'altro canto, invece, però proprio im Gegenteil letteralmente significa al contrario. In più dem, naturalmente. Ok, allora, siete pronti per l'ultima paginetta di esercizi? Che ore sono? Beh, dai, già un'oretta abbondante che siamo. Siete, come siete? Siete ancora belli freschi o siete un po' cucinati? Ho iniziato mezz'ora prima questa volta, perché ho detto, se no finiamo sempre in ora di cena, e giustamente chi va a preparare da mangiare, chi ha fame, e avete ragione. Allora, la 9, numero 9, ich komme nicht rein. C'era qualcuno prima che mi aveva detto, mi aveva fatto una domanda proprio su herum. Rein sta per herein. Ich warte, der Tür. Allora, non vengo dentro, ma aspetto alla porta. Allora, a questo rein, mi permette di spendere soltanto una parola, che è appunto venire dentro, sta, come dicevo, per herein, questo che trovate scritto qua. È la, diciamo, la forma abbreviata. Come dicevo, her viene sempre utilizzato come prefisso che indica avvicinamento rispetto a colui che parla. Esiste anche hinein, naturalmente, se voi andate dentro, ma vi allontanate da chi parla. Viceversa, uscire è heraus, quindi raus, che avete sentito sicuramente tantissime volte. Se siete in un posto e volete che vadano tutti quanti fuori, dite raus, ok, via, fuori, sta per heraus, d'accordo? E esiste naturalmente anche in house. Se avete dubbi sull'uso delle particelle here o in, c'è la lezione 52 che parla proprio di quello. Allora, quindi io non vengo dentro, presupponendo che sia dentro, anche, cioè, nel senso, stiamo parlando di avvicinamento alla persona con cui sta parlando. Ich warte, aspetto, sì, ma ride le congiunzioni. Non so se sia una risata di, non so, una lacrima, una lacrima di gioia o di sofferenza. Allora, esatto, scusatemi. Allora, molte di voi mi dicono an. Sì, allora, an der Tür, cioè aspetto alla porta, che va bene, assolutamente. Se io stessi aspettando davanti alla porta, come sarebbe? Cioè, proprio non è che aspetto dentro la cornice della porta, come diremmo in italiano, no? Ma aspetto, sono fuori dalla porta, quindi sono davanti alla porta. In quel caso, come potrebbe essere? Come si dice davanti alla porta? Alles klar, intanto scusatemi, passo terrificante. Ammetto che le congiunzioni possono terrificare un po', però prese un pochino per volta diventano più simpatiche. Sì, no, an der Tür siamo assolutamente d'accordo che sia, cioè, stato scritto von, poco male, però non è von, però c'è una preposizione che inizia per fo che potrebbe andare bene. Quale potrebbe essere secondo voi? Eh sì, Luca, for der Tür, for der Tür. Eccola là,
Trachete, for, che anche come nach d'altronde, no? Sono uno l'opposto dell'altro, sono preposizioni di tempo, in quel caso sono proprio l'opposto perché for è prima, nach è dopo, e sono due preposizioni che vengono usate anche come preposizioni di luogo, nach è il noto luogo geografico, for è davanti a. Allora, for di suo come preposizione vuole il dativo. Cioè se la trovate, non so, con un verbo con preposizione per dire o nel complemento di tempo, cioè un'ora prima, vor einer Stunde, ok? Ma nel caso dei complementi di moto diventa una Wechselpräposition, quindi diventa una preposizione che cambia a caso a seconda della situazione. Quindi in questo caso lui aspetta, quindi è fermo e quindi è vor. Ma se non so, lui si stesse, non so, metto la bicicletta davanti a casa, dico, davanti alla porta di casa, in quel caso sto compiendo un moto, cioè quello di mettere, spostare la bicicletta, allora potrebbe essere tranquillamente fuor di tür. Questo è l'unico caso in cui troviamo un accusativo con fuor, perché fuor di sua natura reggerebbe sempre il dativo. Ah, ok, vi vedo. Adrenaline, ok. Ivan, Sam, Maurizio, Sabrina, Deborah, ok, siete tutti con rosa. Infatti ho fatto confusione con phone e for, ma succede, phone e for, sì, effettivamente sono simili, poi reggono tutti e due il dativo, hanno, sì, c'è vari punti che. Vincenzo, poverino, sono reduce da ben 4 ore di tedesco. Dove sei andato a torturarti così? Spiegaci questa cosa di studio autonomo oppure sei andato a scuola, a un corso e sei qua ancora? Cioè, questo si chiama tenacia e noi apprezziamo questa cosa. Allora, Numazen, das Buch liegt, e torniamo di nuovo al verbo liegen, cioè, insomma, un po' riprendendo così ve li ricordate un pochino. Si trova questo libro in posizione naturalmente orizzontale sul Schreibtisch, sulla scrivania, che naturalmente in tedesco è maschile perché Tisch è der Tisch, no? Schreibtisch è il tavolo dove si scrive, quindi è la scrivania. Ma adesso lo metto sullo scaffale, das Regal, lo scaffale. Allora, prima di tutto presupponiamo liegen e legen che il libro si è sempre messo così, se fosse, può anche starci, ho un vocabolario, lo appoggio in piedi. Allora, in quel caso, il primo verbo sarebbe das Buch steht, cioè si trova sulla scrivania, ma adesso lo metto sullo scaffale, sulla mensola, a volte sono anche quegli armadi, librerie tipo aperti, no? Avete presente? Allora, sarebbe stelle ich es, sarebbe stehen, stellen. Qua invece è orizzontale, quindi è liegen, legen. State molto attenti, ve lo dico già, cioè warning sign, Achtung, bitte, cartello triangolare per regal, perché è una cosa un po' strana, cioè è vero che io appoggio sopra lo scaffale e quindi sono sicura che tanti di voi hanno giustamente pensato ad Auf, ma non è, quindi ve lo dico già anticipatamente. Allora, il primo è facile, il libro si trova lì sulla scrivania, che cosa sarà? Frankie, grazie mille. Gentilissimo, gentile, io vi ricordo sempre che c'è quella piccola monetina che vedete lì in chat, e quella monetina è un abbraccio che mi date se avete piacere di seguirmi e vi fa piacere quello che faccio, perché insomma tramite, vi ricordo, PayPal c'è sempre la possibilità di contribuire un pochino al canale e insomma quello che vi piace, se quello che vi piace, faccio, quello che faccio, se quello che faccio vi piace, vi è di interesse, questo è possibile farlo sempre, infatti c'è anche il tastino di PayPal sull'home page del mio canale, e comunque anche senza usare quello l'indirizzo, insomma, per questi piccoli contributi, insomma, è lo stesso indirizzo email che trovate scritto dappertutto, che è admajora, tutor, scritto admajoratutor, @gmail.com, e veramente anche soltanto veramente un caffè da parte vostra è già una grande gioia per me, perché comunque significa che apprezzate, che vi fa piacere, comunque insomma io ho piacere di fare tutto questo gratuitamente, però apprezzo davvero di cuore i gesti perché anche sono spontanei, valgono ancora di più. Grazie mille anche dei complimenti. Adrenaline, mi piace molto il tuo nome, profilo, insomma il tuo nickname. Allora, veniamo alla frase che era esattamente Auf.
cosa? Vedete che qui non esatto, Cristina mi dice auf dem. Occhio che non è auf das, come qualcuno scrive, perché liegt si trova e sta sdraiato, sta fermo lì, un po' come noi, come il tipo di prima, stava sdraiato a letto, ammalato, allo stesso modo il nostro libro sta sdraiato sulla nostra scrivania. Quindi è sicuramente auf, eccola qua. Ed è dem, ok? Non auf con un accusativo, che nel caso sarebbe den, non das ovviamente, però in questo caso appunto è dativo, quindi auf dem. Posso fare aufm? Abbiamo detto di no. Ma il secondo? Il secondo, cosa mi dite del secondo? Sì, bravissimissimi, ok? Giusto Sam, giusto Maurizio, giusto. Questa volta ti ho fregato. Succede raramente, però qualche volta vorrei essere umano anche tu, Maurizio. Ormai ti parlo come se ci conoscessimo. E avete assolutamente imbroccato regal, che è im. Ebbene sì, im. Scusatemi, perdon, è moto all'uovo questo. In, scusatemi, mi ero distratta. In, essendo moto all'uovo, chiaramente è in das regal. Opla. Che mi diventerà ins regal, perché questa è una forma che naturalmente esiste, ma non usiamo tanto. Ecco, questa è un'eccezione. Naturalmente io non lo metto dentro, è come il discorso del muro di prima, no? Il quadro non stava al muro e non dentro il muro, come mi ha detto qualcuno. Questa è la stessa situazione, il libro sta sullo scaffale, non sta dentro lo scaffale, eppure purtroppo si fa così. È un'eccezione, dobbiamo impararla, l'ho messa proprio perché diciamo va contro il buon senso, per cui dobbiamo semplicemente ricordarla a memoria. Tra l'altro c'è qualche dialettismo, io sono veneta, che temo purtroppo che si sente parecchio, vero? Comunque, quando tanti veneti dicono l'ho messo nel tavolo, l'ho messo anche se in realtà sarebbe, o viceversa, usano sul al posto, l'ho messo sul cassetto invece è nel cassetto. Quindi purtroppo questa cosa i veneti ce l'hanno un po' confusa, no? Invece in tedesco è molto precisa, ma in questo caso ci frega. Ci frega, ci frega, ci frega. Allora, ciao Florio, ciao ciao. Ins, esattamente, verstanden, molto bene. Sara, sto in B1 per adesso. Una cosa che non ho capito è come capire quando una frase la devo trasformare in dativo o accusativo. Per caso c'è qualche video che mi è scappato. Devi trasformare in dativo o accusativo nel senso una frase, cioè nel senso un complemento, quando è dativo e quando è accusativo? Oppure quando in questi casi di complementi di luogo sono dativo o accusativo, ti rispondo tutte e due le cose. Allora, il dativo chiaramente è il caso del complemento di termine e l'accusativo chiaramente è il caso del complemento oggetto. Poi dipende dalla preposizione che hanno prima, ci sono alcune preposizioni che reggono per forza il dativo e per forza l'accusativo, e questo chiaramente è un qualcosa che devi imparare, e questo vale anche per i verbi con preposizione. Nei casi, nel nostro caso di oggi, cioè dei complementi di luogo, il dativo è quasi sempre il caso del complemento di stato in luogo, e l'accusativo è quasi sempre il caso del moto a luogo, con l'eccezione di cui abbiamo parlato prima, ma puoi sempre andare all'inizio a vedere. Se non ho capito la domanda, ridimmi. Ciao Deborah, sei meravigliosa anche tu, grazie mille. Ok. Classico trabocchetto. Allora, vedo che qualcuno di voi è già andato avanti e vi state chiedendo se Gardasee sia femminile o sia maschile. E qualcuno mi dice: ma Zee è maschile, ma Zee è femminile. È tutti e due, solo che significando due cose diverse. Allora, Zee femminile è il mare, ok? Un po' sinonimo di das Meer. Di Nordsee, ok? Adriasee, o di Ostsee, ok? Il Mar Baltico, il Mare del Nord, il Mare Adriatico, sono mari. Invece, der See, quindi il maschile di See, è il lago. Quindi, logicamente, in questo caso, parlando del lago di Garda, è maschile, der Gardasee, come der Bodensee o der Chiemsee o qualsiasi altro lago, ok? Quindi è un vocabolo che cambia significato a seconda del genere in questo caso. Cosa vuol dire questa frase? Intorno al lago vicino, presso il lago di Garda, ci sono molti camping place, ci sono molti camping, molti luoghi dove fare camping.
Cosa mi dite, cosa mi dite? Il contrario, Luca, viceversa. Sì, era invertito, ma mai paura, è cosa molto comune. Quindi basta che magari ti ricordi un nome, ti puoi ricordare un nome proprio, tipo, non so, di Abodenzè o di Agadasè, lo impari col suo articolo, o viceversa un mare, di Nordzè, di Ostzè, lo impari insieme, ti ricordi quello, e quindi poi quando hai il dubbio che sia uno o sia l'altro, ribecchi il nome, ti ricordi con cosa andava, di conseguenza dici ok, allora era lago o era mare. Tanti fanno così. Esatto, Ferruccio, am Gardasee, e anche prima mi avevate detto, più di qualcuno di voi l'aveva detto. Allora ho messo sempre i due punti, i due spazi perché an, e poi chiaramente stato in luogo. Gardasee abbiamo detto maschile, stato in luogo perché i camping chiaramente non è che si spostano, ma sono fermi, e quindi è andem. Logicamente in questo caso andem lo troveremo molto di rado, troveremo semplicemente am. Ok? Su madrelingua direbbe andem Gardasee, siamo forse in situazioni molto am Gardasee, gibt es viele Campingplätze. Ah, c'era qualcuno prima che mi aveva chiesto? E ce l'ho adesso, scusatemi, mi è scappato, l'ho letto, ho pensato di dirlo dopo perché stavo spiegando e poi non l'ho detto più, ma c'è qui, quindi ve lo dico adesso. Qualcuno mi aveva chiesto se ci sei ancora, mi avevi chiesto il c'è ci sono. Allora, c'è ci sono in tedesco si traduce sempre es gibt, in questo caso lo vedi invertito perché abbiamo un complemento in prima posizione che è il complemento di luogo, quindi abbiamo prima il verbo e poi il soggetto, ma in realtà sarebbe es, soggetto. Es è il nostro pronome neutro, quindi un soggetto impersonale sempre identico. Gibt, che è la terza persona del verbo geben, che vorrebbe dire dare. Ok? Ich gebe, du gibst, er gibt. Ma in questo caso perde completamente il significato di dare. Ok? Es gibt vuol dire sia c'è, sia ci sono. Quindi non c'è, questa è una cosa facile in tedesco, non c'è differenza, ok? Che sia singolare o plurale, non c'è assolutamente nessuna differenza. Es gibt è c'è, es gibt è ci sono. Attenti a una cosa però. Per logica e anche per analisi logica, dopo saremo portati a mettere un nominativo. Ci sono i camping, in questo caso, in italiano, in qualsiasi lingua, logicamente, i camping dovrebbero in teoria essere nominativi, giusto? Perché sono sostanzialmente risultano essere il soggetto del c'è o ci sono. E non è così, in tedesco è accusativo, quindi es gibt regge sempre l'accusativo. In questo caso non si nota perché l'accusativo e il nominativo sarebbero identici, ma se fosse non so, un maschile in cui naturalmente cambiano, fosse, non so, c'è un cane, sarebbe es gibt einen Hund, non ein Hund, ok? Quindi questo era perché mi avevate chiesto c'è, cioè, ci sono e ecco qua. Wenn die lernen Deutsch sprechen, spricht, verstehe ich ein bisschen, per fortuna ci sei tu a chiarirmi le idee. Beh, insomma, spero, magari vi farò qualcosa in lingua, così parlo anch'io un pochino in tedesco, vediamo cosa se hai la prof che è madrelingua, è un pochino più difficile magari riuscire a capire, ma dopo, insomma, vediamo che chiarendo un po' tutti i pezzetti, poi li riconoscete anche quando li sentite dai parlanti nativi. Perché non potrebbe essere auf? Non potrebbe essere auf perché i camping chiaramente non sono sopra la superficie del lago, ma saranno probabilmente a fianco. Quindi an è la possibilità che vedo più semplice perché è vicino. Se non intendiamo intorno al lago, potremmo anche dire neben, ok? Cioè nel senso località attigue, ok? Quindi magari non proprio intorno al lago, al lago, ma nelle vicinanze. Indiane, ok, quindi potrebbe essere anche Neben den Gardasee, eventuell. Poi, vale come mehr in the USA, nach Japan, ok. Vedo che anche sulle cose vecchie vi trovo sintonizzate, quindi proseguo. Terza ultima frase, pronti? Quindi Vincenzo, ne hai per poco ancora di tedesco, dai, in 10 minuti sei tranquillo sul divano. Allora, forse magari sei già sul divano col cellulare. Fliegt er?
USA o da Japan? Allora, qui mi avete anche già risposto, Maurizio chiaramente mi ha già risposto subito, giusto, in un modo perfetto. Allora, la prima è lui vola, fliegen, sempre si spostarsi con mezzo Flugzeug, aereo. E come abbiamo detto prima, USA è, come dire, Vereinigte Staaten, non è un nome proprio, ma è una sigla, d'accordo? E quindi, come diciamo, oddio, in italiano possiamo anche dire, va in. Ma no, diciamo negli USA anche noi, non è che diciamo in USA, giusto? Allora, non potremmo usare nach in questo caso, ma sarà esattamente, Luca, perfetto, sarà naturalmente in, track, con attivo o accusativo? Logicamente accusativo, perché mi sposto moto a luogo, quindi in the USA, eccolo là. O da, e questo l'abbiamo assolutamente ormai accertato oggi, e vedo infatti che me l'avete detto benissimo, nach Japan. Sta diventando un po' meglio la mia calligrafia con questa lavagnetta elettronica, leggermente meglio strada facendo, lo dite? Ok, spreest. Sì, ok, ma avevo capito perfettamente. Per le unioni, per le federazioni, per le confederazioni, come la Svizzera, chi mi diceva che doveva andare a vivere nella Schweizerische Eidgenossenschaft, che è la Confederazione Elvetica, e poi chiaramente per tutti quei luoghi che, dice, appunto, come dicevo prima, facevano eccezione, come Svizzera, eccetera. Questa qui. Signore, ok, nella lezione, adesso non mi ricordo più il numero, ah, ok, la 51, avete anche tutte le eccezioni, cioè stato per stato, quali sono tutti gli stati con un articolo, senza articolo, come, quali preposizioni utilizzare per catene montuose, nomi di monti specifici, di laghi specifici, di mari specifici quando fanno eccezione, dei fiumi, per esempio i fiumi, la maggioranza dei fiumi sono maschili, per dire, e di Rhine, eccetera, eccetera, ma ci sono chiaramente dei fiumi che sono anche perché Fluss è maschile, quindi la maggioranza dei fiumi è maschile, però ci sono dei fiumi che sono anche femminili, ok, di Donau, di Elbe e così via, e quindi chiaramente li vedete anche un pochino insieme alle preposizioni, fate anche un pochino di ripasso per quel che riguarda poi i casi di specie. Oddio, che cosa ho fatto a Nach? E questo che cos'è adesso? Ok, ragazzi, qui stiamo andando in. Allora, 13. Er wohnt lieber in Stadt als Land. Quindi vive più volentieri, quindi preferisce vivere. Quando avete lieber, che significa appunto volentieri, più volentieri, in italiano, se potete, provate a tradurlo sempre con preferire. Come in questo caso, preferisce vivere, preferisce abitare. Ich möchte lieber, non è che vorrei preferibilmente. Sì, so anch'io che vuol dire quello letteralmente, vorrei preferibilmente, ma in italiano utilizziamo sempre il verbo preferire, che è molto più naturale, ok? È molto più anche corretto. Poi, insomma, lieber non è nient'altro che il comparativo di maggioranza di gern, ok? Gern è volentieri, lieber è più volentieri. Am liebsten è il superlativo. Quindi lui vive preferibilmente, quindi preferisce vivere, preferisce abitare, preferisce stare chiaramente in città rispetto a land. Land in questo caso, occhio, ve lo dico già, c'è il trucco anche qua. Questo è un altro trabocchetto, quindi attenzione, perché land noi sappiamo che di solito significa paese, stato, viene usato il Bundesland, è lo stato federale, quindi è un po' come lo state inglese. Ok? Perché lo Staat tedesco è un po' come il country inglese. Il Land è un po' come lo state, quindi viene utilizzato anche nel caso di paesi all'interno di una federazione. Tutto vero, tutto bello, tutto perfetto, tutto corretto, ma non è questo il caso. Perché Land in questo caso che cosa vuol dire? Allora, ok, qualcuno è caduto nel trabocchetto, qualcuno no? Allora, la prima l'avete imbroccata tutti, ok? Che è in città, chiaramente è un luogo circoscritto, per questo prima non, vi ho detto non vi dico volentieri un luogo chiuso, perché chiuso, pensate a un luogo chiuso veramente, cioè nel senso col tetto, invece la città è un luogo circoscritto, ma è aperto naturalmente, però ci va in ogni caso. Stato e luogo, quindi naturalmente in der Stadt. E su questo non abbiamo nessun dubbio. Si può contrarre? No. In R
No, proprio no, eh. Ok, con i maschili neutri possiamo fare im, ma con i femminili non possiamo farlo. E quindi chiaramente neanche col plurale, in non si può fare. L'altro, Kiki, Cristina, bravissima. E poi Kiki, Kiccio, Ferruccio, bravissimo. Perché questo era tanto, tanto, tanto. Ma esatto, Maurizio, questo, in questo caso land significa campagna. Quando land significa campagna, non utilizza più la preposizione in che usa in tutti gli altri casi quando significa stato, come dicevo prima, ma utilizza la preposizione aus, solo nel caso in cui si tratti per l'appunto di campagna. Quindi sarà als, auf e non in dem Land. Anche qua aufm, no. Aufs esiste come contrazione, aufm no. Quindi è auf dem Land, non è giusto dire im Land o in dem Land perché non avrebbe senso, cioè non è che non esista im Land, esiste come, cioè esiste grammaticamente parlando, ma significa dentro lo Stato, cioè vive più volentieri in città che di quanto non viva nello Stato, non ha senso, vive più volentieri in città di quanto non viva in campagna, ok? Quindi è auf dem Land, esattamente, campagna, campagna, campagna. Ok, ci siete? Dai, ditemi la verità che qualcuno di voi è stato tratto in inganno, ditemi la verità, sono sicura che qualche in sarebbe scappato qua in un compito, in un esame. Ultima? Ci siete? Dai, ultima, poi si va tutti a cena. Che ore sono? Dai, un po' prestino, ma insomma. Allora, ultima, gehst du, quindi vai a casa, e torniamo sulla solita locuzione che conosciamo, o resti, qui scegliete voi, con noi. Da noi, presso di noi, ditemi voi quello che preferite, sono entrambe possibili, basta che siano corrette. Allora, la prima chiaramente è gehst du, siamo a piedi naturalmente, se no sarebbe fährst du, naturalmente, è un vuotoluogo. E quindi che cosa sarà? Che cosa sarà? Si distacca sicuramente dall'inglese in questo senso, sì, assolutamente. Anche perché in inglese, penso tu stia parlando di land, country. Sì, è vero che vale anche come, vale sia come stato sia come concetto anche della campagna, tipo country lifestyle o una cosa di questo tipo, però country, in questo caso diresti in countryside, ok? Quindi anche come vocabolo cambia, mentre in tedesco non cambia proprio. Sì, Luca, esatto, ok, sì, Cristina, sì, Maurizio. Allora, il primo è assolutamente. Poi mi interesserò su che cosa sia questa cosa che compare, perché, non so, mi inquieta un po'. Allora, il primo chiaramente è nach, quindi nachhause, il sempre, il solito moto luogo di cui abbiamo parlato. E il secondo è, qualcuno di voi giustamente, anzi penso mi pare tutti finora avete risposto by, che va benissimo perché abbiamo detto che è lo stato presso persona, ok? Ricordatevi che il moto da persona è zu, quindi se fosse vieni da noi sarebbe komm zu uns, ok? Ma resta da noi è bleib zu, scusatemi, bleib by uns, ok? Quindi zu moto verso persona, by stato presso persona. Sì, tutti quanti mi avete detto, ok, anche Alex, Sabrina, Ivan, ma mi avete messo tutti quanti by e va benissimo. Naturalmente potrebbe essere anche meet, cioè se siamo in un posto, magari siamo, non so, una festa, un ricevimento, e non sei letteralmente a casa mia, quindi non sei by me, però siamo, non so, una festa in un locale e tu dici, ti dico, vai a casa o resti con noi? Non è resti presso di noi, ma resti con noi in nostra compagnia, mettiamola così, invece di tornare a casa. In quel caso potrebbe essere meet, significato ovviamente giusto, Ferruccio. Mi avevi letto nel pensiero. Ok, questa è l'ultima, era l'ultima frase, però in realtà io ho ancora una cosa da dirvi, perché soprattutto parlando con voi molto. Un po' più, diciamo, magari abituati al tedesco, magari voi che seguite il mio canale un pochino di più. Un'ultima precisazione, perché vi voglio lasciare andare proprio avendo detto il possibile su questo argomento. Chi di voi si ricorda che cosa sia il moto in luogo circoscritto? Il moto in luogo circoscritto è una cosa un po' particolare perché è un misto
tra il moto luogo e lo stato luogo, in qualche modo. Cioè, che cosa significa? Significa che è un complemento che indica un movimento, ma non c'è un movimento tale per cui io mi sposto o sposto qualcosa da un luogo all'altro, ma io resto all'interno di un luogo, per l'appunto circoscritto, e mi muovo all'interno di quel luogo lì. Quindi, sebbene ci sia movimento, viene considerato comunque uno stato, ok? Perché non c'è, appunto, come dicevo, un'interazione, un uscire o entrare da quello spazio che è circoscritto, ma c'è un muoversi all'interno di quello spazio. Vi faccio un esempio: se ci fosse, non lo so, una frase del tipo il cane, io dico sempre il cane perché ho il cane, ma potrebbe essere i bambini, ok? Giocano, corrono in giardino. Allora, loro stanno correndo e si stanno muovendo, logicamente, quindi tutti voi mi direste, ok, è moto, esatto, esatto Luca, esatto, ok, è moto e quindi a tanti verrebbe di utilizzare il caso accusativo. E no, perché loro non è che entrano nel giardino, sono già dentro il giardino e si muovono all'interno di quello spazio. E quindi vuole il dativo, sebbene loro si stiano muovendo, perché non si spostano rispetto a quello spazio, ma rimangono all'interno di quello spazio lì, quindi sarà die Kinder spielen oder laufen im Garten, ok? E non in den Garten. Esiste la frase die Kinder laufen in den Garten? Sì, esiste, ma vuol dire che loro stanno correndo dentro il giardino. Ok? Che si buttano nel giardino e c'è un moto a luogo di quel tipo. Se invece loro stanno correndo ma sono all'interno del giardino, è im, perché è moto in luogo circoscritto, quindi all'interno di quello spazio sostanzialmente. Se io sto nuotando e sono dentro una piscina, ovvio che mi sto muovendo, ok? Però ich schwimme im Schwimmbad, ok? Non ins, ins. Schwimmbad significa che io mi sto tuffando, che sto entrando dentro la piscina. Se invece nuoto dentro quello spazio lì... Esatto, esattamente Luca, cioè l'accusativo è come se ti dirigessi in quel posto, perfetto. O entrassi in quel posto, comunque c'è uno scambio tra la realtà al di fuori di quel posto lì. Invece se la tua realtà, la tua bolla è quel posto, è come se fosse uno stato in luogo in movimento, quindi un moto in luogo circoscritto, non so spiegarlo meglio di così. Esatto, i Kinderlaufen, im Garten. Ragazzi, intanto vi ringrazio io perché siete tantissimi a mandarmi delle parole bellissime. Grazie Imma, che sei sicuramente al prossimo live e poi insomma noi ci troviamo in giro per i commenti, di sicuro. Florio, mi fa molto piacere che tu segua volentieri, anche perché so che non sono argomenti magari leggerissimi, però insomma si cerca di farlo con un sorriso, insomma. E un lontano ricordo del latino, ma quante cose in realtà, se ci pensiamo, quante cose sono veramente un ricordo del latino? E una volta magari farò un video su questa cosa specifica, perché ci sono tanti punti o tanti elementi che sono dei dialettismi in Italia che hanno congiunto praticamente l'anello germanico con l'anello sostanzialmente romanzo, quindi latino, e ci sono delle espressioni residuali che noi utilizziamo magari in forme anche, ripeto, anche dialettali, come succede anche con alcuni verbi, anche alcuni verbi modali. Magari farò un video se vi interessa questa cosa, per me è sempre affascinante. Grazie a te Monica, grazie a te di aver seguito, grazie Frankie, come va? Avete capito? Avete dubbi? Vi va tutto bene? Ci ritroviamo per un'altra live, fatemi sapere quali sono gli argomenti che vi interessano di più. Imma mi ha detto prima sì, ok, i modali, quindi faremo sicuramente una live sui modali, ok? Quella l'ho promessa e quindi la farò, ma magari anche sui verbi in generale, se vi interessa il perfetto, le varie cose. Sei bravo, ma questo tedesco è veramente duro. Io ti capisco, però dai, vedilo come come fare un rebus, come se fosse un po' un rompicapo, no? All'inizio magari ci si sbatte un po' la testa, però poi quando ti viene, che soddisfazione ti dà, no? È affascinante. Quindi, insomma, cerchiamo di vederlo dal lato della... un po' a volte anche della sfida con noi stessi. Ho traumi a causa della mia prof di latino, ma tutti abbiamo un po' di traumi dovuti al latino, secondo me. Comunque, anche perché dicono che chi ama il tedesco ami per forza il latino. Io avrei qualcosa da ridire, perché non ero questa grande fan del latino, però ammetto che indubbiamente è stato molto utile
è molto utile a livello indubbiamente, cioè tante cose sono più intuitive se si conoscono, se si conosce il latino, questo senza dubbio, però qualche trauma ce lo lascia, se un po' di sindrome post-traumatiche ce l'abbiamo tutti. Ok, sì, questo legame col latino comunque è bello e a me in generale, in tema un po' tutti, penso, gli appassionati di tutti i linguisti, tutti quelli a cui piace un pochino di filologia, non sto parlando di cose veramente tecniche, super tecniche, ma vedere le radici comuni delle lingue, cosa hanno in comune, come si sono differenziate, perché alcune cose, come si sono contaminate, io penso che sia sempre comunque molto, molto affascinante. Poi, per carità, insegno due lingue, tutte e due germaniche, l'inglese e il tedesco, quindi è ovvio che abbiano anche tanti punti di contatto, insomma, però anche la nostra lingua in realtà li ha con loro. Una curiosità, Sara, ma in tedesco viene usato lo slang? Allora, diciamo, ci sono tanti dialettismi in tedesco, più che lo slang. Poi, naturalmente, ci sono espressioni colloquiali, però è un po' diverso rispetto allo slang come lo intendiamo quando parliamo dell'americano, no? O dell'inglese in generale, perché le espressioni di slang non sono propriamente espressioni dialettali, sono espressioni, cioè sono effettivamente una microlingua all'interno della lingua. In tedesco c'è un po' meno questa differenza, cioè questa cosa, diciamo, ci sono delle lingue più regionali, naturalmente la Germania è grande e i tanti dialetti, ma anche le tante lingue dei vari stati federali, anche la differenza tra l'Hochdeutsch e il Plattdeutsch, quindi comunque sappiamo che l'Hochdeutsch è la lingua ufficiale, però comunque il Plattdeutsch esiste e resiste, vive e lotta con noi e sebbene si sia adeguato alla lingua ufficiale oggi, mentre era molto più diverso una volta perché non aveva subito la seconda rotazione consonantica, insomma, varie cose, però adesso si sono assimilati, ma esistono ancora delle grosse differenze. Poi, ripeto, ci sono tanti, tanti, tanti dialettismi, più che un vero e proprio slang. Poi espressioni, diciamo, colloquiali, modi di dire, abbreviazioni, quelle come se piovesse, anche, diciamo, abbreviazioni, anche semplificazioni, d'accordo? Noi chiaramente impariamo la lingua corretta, però diciamo, e qui Nadine dici, tu sai, insomma, come i madrelingua sanno, che tante volte anche loro semplificano quando parlano, quando scrivono, diciamo, lo guardi da un punto di vista accademico, diciamo questo è sbagliato. In realtà, logicamente, anche per loro diventa una lingua più masticabile a volte nel linguaggio di tutti i giorni. Però un vero e proprio slang come lingua nella lingua, un po' com'è lo slang in generale nel mondo anglosassone, io direi che in tedesco non so, non lo chiamerei slang, ti dico la verità. Poi ci sono chiaramente le varianti, ci sono chiaramente le varianti all'interno del tedesco austriaco, del tedesco svizzero, che poi è una lingua a sé. Però no, forse proprio uno slang vero e proprio no. Però qualche volta, magari una volta faremo qualcosa, farò qualche video che riguarda un po' le espressioni più colloquiali, oppure insomma quelle che possono essere sì, le espressioni del parlato, diciamo così. Il Deutsche dà tanta soddisfazione, finalmente qualcuno di entusiasta. Bravo Florio, grazie, si dà tanta soddisfazione. I coniuntivi eins e zwei sarebbero argomenti interessanti. Per una live, dicelo, perché per il video, cioè i video già ce li ho, sia del coniuntivo eins, scusami, del coniuntivo eins e del coniuntivo zwei, con la spiegazione dei verbi e poi di diversi verbi ho fatto le coniugazioni complete, compresi anche i congiuntivi, ma i due specifici sono più dettagliati. Però possiamo fare anche su questo possiamo fare assolutamente una live molto avanzata, soprattutto sul coniuntivo eins, che lo zwei penso che non sia un grosso problema, però faremo anche quello se vi piace. Sere mi dice davvero utile, le proposizioni sono uno scoglio per me, ma con te diventa più semplice. Grazie, cara. Richiesto esercizi tanto, tanti e spesso. Ok, magari sapete cosa, potrei anche lasciarvi, voi seguite la community del canale. Sapete che nel canale, tra le varie cose, c'è la community e vengono fuori post anche qua su YouTube. Magari qualche volta, così come vi lascio comunicazioni varie, link o cose così, potrei lasciarvi anche qualche esercizio, magari qualche volta, così insomma, magari potete farli e poi eventualmente se avete dei dubbi mi scrivete. Ok, vedo che anche Sam è sui congiuntivi. Il passivo, ok, va bene, il passivo me lo devo segnare, poi me li scrivo perché al passivo non avevo pensato, va benissimo. Figurati Maurizio, grazie a voi. Caspita, sono già le 7 e un quarto. Sarebbe spettacolare avere i sottotitoli dei tuoi video anche in inglese. Cioè, nel senso, tu vorresti sottotitoli,
dei video tedeschi in inglese o dei video in inglese, perché se, con i sottotitoli automatici sull'inglese funzionano abbastanza, diciamo che un 85%, poi c'è qualche frase magari quando sono nomi propri o qualche cosa che magari non corrisponde, però con i sottotitoli quelli automatici, la CC del video di YouTube, copri abbastanza. Quando finisco le lezioni non so mai come cominciare e su cosa allenarmi durante la settimana. Hai qualche consiglio? Più o meno riesco a scrivere e leggere, ma ho difficoltà nel hören und sprechen. Allora, tu avrai presumo dei testi già tuoi, però se vuoi fare più esercizi, io consiglio sempre quei siti, perché sono i più affidabili, non per altro, cioè i siti delle certificazioni sostanzialmente, anche se voi la certificazione la fate, non importa, però i siti del Goethe, i siti del TOEFL, questi siti qua hanno di solito sempre degli esercizi di indirizzo ben selezionati e soprattutto tanti. E con la risposta immediata, diciamo così. E, poi non so se hai mai visto, ma nelle descrizioni dei miei vari di tutti i video trovi i testi che io personalmente consiglio, magari per fare degli esercizi in più. Per quanto riguarda Hören e Sprechen, quello è un po' più difficile. Allora, per l'Hören, chiaramente cioè YouTube come se piovesse, con i famosi sottotitoli anche solo automatici, perché ripeto, soprattutto per quando parlo madrelingua, se vai a prenderti qualcosa di ufficiale, funzionano assolutamente e ti aiutano molto. Il top dei top sarebbe che magari riuscissi, non so se tu hai Netflix, Prime o qualcosa, riuscissi a seguire magari qualche serie in tedesco. Adesso non mi ricordo più, però magari ve li ridirò. In una live in cui rispondevo alle vostre domande, qualcuno mi aveva chiesto di consigliare una serie di titoli, magari di serie televisive tedesche che fossero abbordabili. Le avevo linkate, ce le ho da qualche altra parte, magari sempre le metterò via posta all'interno della community perché quello può essere una cosa anche molto utile per quel che riguarda l'Hören, quindi l'ascolto. Per lo Sprechen parla tantissimo da solo. Lo so che dicono che soltanto i matti parlano da solo, ma io ho sempre parlato da sola e questo probabilmente la dice lunga, però è utilissimo, quindi cioè veramente anche nella vita di tutti i giorni, cioè non necessariamente perché stai facendo un esercizio, ma tu stai facendo, non lo so, stai buttando l'acqua, stai buttando la pasta nell'acqua che bolle, hai un pensiero, senti una cosa alla televisione e pensi come la direi in tedesco, oppure ho questa opinione, come la formulerei in tedesco e la dici tra te e te. Ok? E provi poi a magari verbalizzarla se sei da solo, insomma, se non vieni proprio preso per matto veramente, e magari prima in modo molto semplice e poi dopo un pochino alla volta elaborando dei pensieri più complessi. Questo perché? Perché non hai pressione in quel momento lì. Te ne frega niente, non hai nessuno che ti ascolta, non hai nessuno che ti giudica, non sai un vocabolo? Se vuoi te lo vai a cercare perché magari hai l'app di Reverso Context, che secondo me è sempre la migliore. E quindi magari te lo vai a vedere, ti impari una parola magari su un argomento che ti interessa perché se lo stai pensando vuol dire che probabilmente appartiene alla tua vita. E così un po' alla volta, un po' alla volta diventano una serie di pillole quotidiane, perché un po' con le lingue è così, più che la studiata di una botta di ore e poi non si fa più niente, può essere più utile punteggiare la giornata di momenti. Con l'inglese è più facile perché i momenti ci arrivano, apriamo internet, vediamo un articolo, apriamo YouTube, sentiamo un video, accendiamo la musica, sentiamo una canzone, quindi non ci rendiamo neanche conto di quanti stimoli punteggiano la nostra giornata. In tedesco questo non succede, a meno che non viviamo in un posto dove siamo a contatto, e quindi dobbiamo crearli noi questi momenti e quindi creiamoceli in modo più divertente. Magari hai una passione, ti piace uno sport, una cosa, vai a vederti video di YouTube che parlano di quella cosa lì, non capisci niente, non importa, intanto lo ascolti, ok? E passi attraverso quello che ti piace per apprendere in modo prima passivo, poi diventerà anche chiaramente attivo, logicamente. Infatti chiedo soprattutto per il coniuntivo Eins, sicuramente è un osso duro e ti dico anche la verità che sta, scusami Luca, stavo rispondendo all'altro discorso, che sta venendo un po' soppiantato, adesso un pochino alla volta, però naturalmente va assolutamente conosciuto
e ne parleremo assolutamente, anche perché per quel che riguarda magari alcuni ambiti, tipo il giornalismo, in cui vengono sempre riportati, perché sappiamo che il tempo verbale che si usa nel discorso in diretto sostanzialmente, quindi vengono sempre riportati. Poi questa tra l'altro è un periodo storico particolare, no? In cui quando si riportano le opinioni e se ne prend si prendono magari le distanze, avere un conjunctive eins a disposizione ti permette di riportare un qualcosa senza necessariamente prendere una posizione rispetto a quel qualcosa. Perché usare l'indicativo, che è comunque corretto, significa in qualche modo essere più assertivi nei confronti di quella cosa che stai dicendo. Se invece riporti un tizio dice che e lo dici col conjunctive eins, in qualche modo stai facendo un po' un passo indietro e stai ricordando nel momento in cui esprimi il concetto che quella persona lo dice e tu stai solo riportando quello, cioè non hai alcuna parte in quel pensiero, mettiamola così, ok? È una sfumatura minimale, però chiaramente a livello avanzato, splendida come sempre, vedrò nella prossima live. Splendida tu, grazie mille e grazie veramente anche perché poi ci porti nuovi membri di questa grande famiglia. Sam, grazie, mi fa piacere che sia stato interessante. Stavolta sono a casa ammalata, poverina, eine gute Besserung. E il vantaggio è stato che ti ho potuto seguire. Beh, io spero che tu stia meglissimo e che la prossima volta ci segui felice e serena e tranquilla, che tu stia veramente bene presto. Un bacione grandissimo. Perché non sono italiano, non sei italiano, sì, Jonathan, in effetti, però hai un cognome italiano, pensavo fossi italiano, perché hai difficoltà a seguire quindi le spiegazioni italiane, quindi tu le vorresti con i sottotitoli in inglese, vedrò se si può impostarli. Fammici pensare. Ich wünsche dir und auch allen anderen einen schönen guten Abend, einen schönen Abend a te, Nadine, vielen Dank, veramente è un grandissimo piacere averti tra noi. Grazie, grazie mille. Scusa se ogni tanto vi rispondo un po' in ritardo, ma siete in tanti, quindi lo dico a tutti, no? Qualche volta poi mi commentate, poi mi accorgo che sono passati i giorni, portate pazienza, ma siete veramente molti, per fortuna. Sarò parecchi problemi con comprensione nell'ascolto e dei consigli. Guarda, Vincenzo, quello che ho detto poco fa sul discorso dell'ascoltare YouTube oppure le serie o quant'altro, veramente credimi che quello ti svolta un po' tutto, perché diventa non più un esercizio scolastico, ma diventa un pezzettino della tua vita. Ti piace un argomento, ti selezioni, non so, un canale, più canale YouTube, madrelingua naturalmente, in cui parlano di questo, un programma, qualsiasi cosa, e incominci a ascoltarlo anche 10 minuti al giorno, ma tutti i giorni, via Dio, ok? Il più possibile, d'accordo? Diventa un passatempo e vedrai quanto ti diventerà più amichevole, più familiare, anche perché c'è una predisposizione diversa quando c'è qualcosa che ci interessa, per forza di cose, così. Alles klar, ok, io parlo dialetto. Giù, perché tu sai che non ti avevo mai chiesto di dove fossi, Nadine? Che bello, ma adesso tu vivi in Italia, quindi, perché parli talmente bene l'italiano, penso tu viva sicuramente qui. Che bello però. Mi manca un sacco adesso col discorso del Covid e tutto, in questi anni che non sono potuta andare in Germania, in Austria, insomma, comunque con la frequenza con cui lo facevo prima, mi manca tantissimo. Io per allenare l'orecchio ogni tanto su YouTube seguo il canale Easy German, quello è un bellissimo canale che ha anche l'applicazione, quindi se volete, però quella, cioè, dovete pagare qualcosina, però non vi so dire, cioè, c'è un'iscrizione da fare. Però vi danno dei contenuti extra anche sul cellulare e loro sono molto bravi e poi, vabbè, però hanno comunque, sì, cioè, sempre dei contenuti interessanti perché sono cose semplici, sono cose quotidiane, sono cose assolutamente, e sono sottotitolati, ok? Hanno i sottotitoli in tedesco, quindi se non capite vedete i vocaboli di cui parlano. Poi tra l'altro una cosa interessante è che di solito magari vanno in giro per Berlino chiedendo opinioni, facendo interviste, eccetera. E poi dopo vi dicono voi cosa ne pensate di questa stessa cosa che hanno chiesto, e di solito si tratta di questioni così, di vita, boh, quotidiana, insomma, qualcosa di semplice. E poi sotto vengono commentati o quant'altro. Ecco, in questo caso lo sprechen può essere utile. Voi sentite parlare più persone. Alcuni si capiscono bene, altri magari non si capiscono per niente, ma tanto avete i sottotitoli. E quindi in quel momento siete dentro il mood di quel determinato argomento. E come risponderei io a questa domanda se arrivassero per strada e mi chiedessero questa cosa? E provate a rispondere, avete raccolto un po' di parole perché avete appena sentito quell'argomento, provate a dire come rispondereste voi. Magari vi viene subito, magari non vi viene, magari lo ripetete 5 volte. E
come se cominciate a farlo regolarmente un pochino alla volta, vi verrà più spontaneo, ma non avete davvero l'altra persona, quindi non vi sentite, non sentite la pressione. Ok. Bene, Florio, Jonathan, grazie, grazie, grazie a voi. Adesso vi lascio andare, sono le 7:30, sono state insieme 2 ore in realtà oggi, ma sono felice così. Io vi mando un abbraccio grandissimo, grazie, grazie davvero per essere sempre super partecipativi. Infatti mi piacciono un sacco queste live perché finalmente mi sembra di essere un po' più in contatto con voi, perché insomma rispondervi ai commenti è bellissimo, però insomma è una cosa un po' più fredda, no? Invece così è molto più piacevole, più divertente. Io vi mando un bacione grandissimo, se avete bisogno di qualsiasi cosa sono qui. Grazie di tutto. Se non avete ancora cliccato sulla campanellina, dovete la attivare, di Glock attivare, quindi vi arrivano tutte le varie notifiche riguardo alle attività del canale. Naturalmente iscrivetevi se non siete ancora iscritti, ma spero che siate ormai tutti membri di questa grande famiglia di AdMajora. E un bacione grandissimo a voi, guten Appetit, perché tra un po' penso che sia ora di cena per tutti, und einen schönen Abend, una buona serata a tutti, e niente ragazzi, grazie di cuore.